Diamo avvio ai lavori di questo convegno a motivare la legge, le norme tra politica, amministrazione e giurisdizione. Sono particolarmente lieto di introdurre l'odierno convegno e mi dispiace se non potrò restare fino alla fine, ma ci sono anche dei lavori in corso in aula. Però non solo farò un saluto, ma anche l'augurio di buon lavoro e ascolterò sicuramente i primi contributi. Sono qui riuniti oggi alcuni dei massimi esperti dell'argomento cui si devono lavori particolarmente importanti. Il tema a prima vista non è di quello che appassionano i politici, ma in generale anche gli osservatori. Eppure spesso lo sfioriamo nel nostro lavoro quotidiano, più o meno consciamente. La Commissione parlamentare per la semplificazione, che ho l'onore di presiedere, è particolarmente sensibile a queste tematiche e più in generale alla qualità della legislazione e per questo ha promosso insieme all'Istituto Giovannini questo importante convegno. L'importanza del tema è testimoniata da un opuscoletto che ho avuto modo di ritrovare nella biblioteca della Camera, Motivazione della legge sul completamento e sulla modificazione della Costituzione della Repubblica Democratica Tedesca da parte del primo segretario del Comitato Centrale della SED, l'allora Partito Comunista Tedesco, Erich Honecker, alla 13ª sessione della Camera del Popolo il 27 settembre 1974. Appare a tutti che questo è un reperto archeologico e che però fa pensare se un regime come quello della Repubblica Democratica Tedesca, che sovralimentava, tra virgolette, perfino gli atleti per far vincere le Olimpiadi o le grandi competizioni internazionali, si preoccupava di motivare una riforma costituzionale, di divulgarne il testo anche in altre lingue, significa che il tema ha una sua assoluta consistenza. Se se ne è preoccupato Honecker, dovremmo preoccuparci anche noi. Sono sicuro che oggi emergerà un quadro interessante tra ricostruzione storica, stato dell'arte a livello europeo e nella Toscana, l'unica regione italiana che ha previsto l'obbligo di motivazione delle leggi, e per quanto riguarda il livello statale, prospettive e profili problematici della motivazione delle leggi tra politica, amministrazione e giurisdizione. Lascio ovviamente ai relatori e ai nostri ospiti il compito di entrare nel merito delle questioni. In questa breve introduzione limiterò a rapidi cenni, prendendo spunto dall'attività della Commissione che presiedo. Lunedì sera la Commissione ha approvato all'unanimità il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa. Credo sia in distribuzione, vi invito a leggerlo con attenzione. Il documento affronta una serie di questioni riguardanti la qualità dei testi. Si sofferma anche sulle complicazioni derivanti dall'assetto territoriale. Io sostengo che nel PIL c'è una parte della complicazione, ma non è la parte virtuosa. E non c'è dubbio che c'è un pezzo del Paese che vive sulla complicazione. Ci sono addirittura delle professioni che si sono organizzate e rilanciate sul tema della complicazione. Nel documento conclusivo che abbiamo approvato diciamo un'altra cosa che mi sembra converga con il disegno di legge costituzionale di riforma del titolo quinto approvato dal Consiglio dei Ministri nella stessa giornata di lunedì. Piuttosto che porsi il problema di dar ragione di un sistema complesso, è molto meglio porsi l'obiettivo di semplificare il sistema, evitando il più possibile intrecci tra la potestà legislativa di diversi soggetti. Mi ricollego a quanto accennato all'inizio. Spesso nelle aule parlamentari si sfiora la questione, magari senza renderci troppo conto della sua rilevanza. Eppure, in questi ultimi 3 anni si è verificata un'evoluzione interessante nella scrittura dei provvedimenti legislativi, su cui mi soffermo brevemente. Quando la situazione di crisi economico-finanziaria ha iniziato a farsi particolarmente pesante e vi è stato il susseguirsi di una serie di misure anche dolorose, talora concordate con l'Unione Europea, i legislatori, in primo luogo il Governo, visto che tutte queste misure sono state adottate con decreto legge e quindi l'origine è del Governo, hanno sentito il bisogno di puntualizzare contesto, presupposti e finalità di molte disposizioni. Cioè si è cercato di contestualizzare, di giustificare, di spiegare ciò che si stava facendo. Non a caso queste nuove modalità di scrittura affiorano e si affermano con il decreto legge 13 maggio 2011 numero 70 intitolato proprio Semestre europeo,
prime disposizioni urgenti per l'economia. Con una peculiarità, come accennavo, generalmente la necessità della motivazione viene sostenuta in relazione alle competenze legislative regionali e quindi la necessità di giustificare l'intervento con legge statale. Ebbene, in questi anni, il legislatore statale, quando ha inciso anche in profondità sull'autonomia regionale degli enti locali, non ha sentito il bisogno di dare troppe spiegazioni, cioè non ha guardato molto per il sottile. L'articolo 14 del decreto legge 138/2011, che ha imposto la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e delle relative indennità, si limita ad invocare la laconica finalità del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, mentre invece, secondo me, ci sarebbero molte ragioni per motivare provvedimenti di questa natura, ragioni che non sono solo legate alle evenienze e alla quotidianità, ma anche legate ad una spiegazione che deve essere resa in profondità. Raggiungere questi obiettivi è una finalità che non ha bisogno di altre aggiunte, di altre spiegazioni. Altre volte, invece, le formule utilizzate risultano talmente pervasive da rendere perfino difficile trovare il precetto, talora espresso in termini quasi colloquiali. Mi ha colpito, ma potrei citarne molti altri, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 70/2011, che è interessante perché mette insieme Unione Europea e Regioni, e quando finalmente arriva, dopo molte righe di spiegazione, alla parte dispositiva, queste scritte in maniera quasi colloquiale, si stabilisce un primo intervento, tanto per cominciare, potremmo aggiungere tanto per gradire, cui ne seguiranno altri, così è scritto, virgolettato, in funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerche ed imprese, coerentemente con la decisione assunta nel patto Euro Plus del 24-25 marzo 2011, dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. Ora, l'opuscoletto di Honecker e questa citazione sono, a mio avviso, più che sufficienti per motivare l'importanza di questo convegno. Auguro a tutti buon lavoro, scusandomi ancora se non ascolterò fino alla fine dei lavori. Provvederemo comunque alla pubblicazione degli atti, che leggeremo tutti con grande attenzione. Grazie. Detto questo, l'organizzazione del nostro dibattito prevede l'intervento del professor Massimo Carli dell'Università Cattolica di Milano. Prego, professore. Grazie, Presidente. Nel programma di oggi ci sono 7 nomi a seguire il mio. All'ultimo, cioè al professor Cheli, spetta il compito di concludere. Il compito degli altri 6 è quello di affrontare il tema da angolature diverse. Il professor Mangiameli ci parlerà della motivazione degli atti normativi comunitari, perché, come è noto, regolamenti e direttive dell'Unione Europea sono motivati. Il consigliere Deodato ha avuto o dà una responsabilità sui disegni di legge del governo in quanto direttore del DAGL e, come sappiamo, è il governo che con la sua iniziativa fa sì che le leggi vadano poi in Gazzetta Ufficiale. Quindi la testimonianza di un attore che ha vissuto dentro la Presidenza del Consiglio per valutare la stesura dei disegni di legge del Governo. Il Presidente Paini è stato attore di primo piano come sottosegretario agli interni in una importante vicenda volta a eliminare il troppo diritto, il cosiddetto taglia-leggi. La dottoressa Rabia ci fornirà un primo consuntivo, che nessuno ha fatto ad oggi, sulla motivazione delle leggi e dei regolamenti della Regione Toscana, la quale ha scritto nel suo statuto l'obbligo di motivazione delle leggi e dei regolamenti. 5 anni sono passati. I professori Picchi e Boccalatte hanno pubblicato 2 monografie sul tema di oggi, arrivando a conclusioni diverse, e sarà pertanto interessante valutare le rispettive motivazioni. Io che c'entro in questa compagnia?
Il tema mi appassiona da tempo. Collaborai con il professor Scigno alla stesura del primo manuale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi curato dalla Regione Toscana nel 1984, quindi 30 anni fa. Qualche responsabilità o merito ce l'ho per l'obbligo di motivazione inserito nello Statuto Toscano e qualche piccola cosa ho scritto sul tema in passato. E poiché sono convinto che la motivazione degli atti normativi aiuta la buona qualità della normazione, ho chiesto al direttore dell'ISIRF, l'amico professor Stelio Mangiameli, di promuovere un approfondimento sul tema che qui oggi si realizza. Anche per la disponibilità del dottor Di Porto, cui rivolgo un vivissimo ringraziamento, da estendere alla Commissione per la semplificazione e in particolare al suo presidente che ha aperto i nostri lavori. Mi pare che non ci sia luogo migliore per riflettere sul nostro tema, visto che la Camera, anche in prospettiva, rimane attore fondamentale nel procedimento di formazione delle leggi da cui dipende la buona qualità della normazione. Come risulterà dal dibattito, si è sostenuto che l'obbligo di motivazione va bene per le sentenze, per gli atti amministrativi, ma non per gli atti normativi, che non è previsto nel nostro ordinamento, ma sarebbe opportuno prevederlo, che l'obbligo di motivazione è un principio implicito ricavabile dalla nostra Costituzione. Non sta a me in questa sede prendere posizione, pertanto mi limito a osservare che l'obbligo di motivazione degli atti normativi è già diritto vivente, in vari casi che ora vi elenco. Primo, nel nostro ordinamento entrano in vigore direttamente i regolamenti comunitari e i regolamenti comunitari sono motivati. Secondo, c'è una regione che da 5 anni motiva le sue leggi e i suoi regolamenti. I disegni di legge del governo sottoposti ad AIR sono sostanzialmente motivati, perché, come ha scritto il consigliere Deodato in una bella relazione del febbraio scorso, l'AIR infrange il dogma dell'esclusione degli atti legislativi dal novero dei provvedimenti soggetti all'obbligo di motivazione. E anche quando il legislatore deve accompagnare il disegno di legge con la scheda TN, e mentre l'AIR copre un basso numero, perché non si fa sempre l'AIR, la TN va fatta sempre. Nell'ultima relazione sono 192 i casi del 2012 in cui è stato fatto la TN. E il primo punto della TN è indicare gli obiettivi dell'intervento normativo e la sua necessità. Cioè, bisogna esplicitare perché è necessario intervenire e in quale direzione andare. Se questa non è motivazione, ditemi voi cos'è. Inoltre, le autorità amministrative indipendenti che hanno un potere normativo motivano, alcune per obbligo di legge, perché c'è una legge che lo obbliga a farlo, altre per attenuare il loro deficit di rappresentanza. E quando fanno le consultazioni, cioè sempre, sulle loro bozze di atti normativi, motivano l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni formulate durante la consultazione. Ultimo, le leggi statali e le leggi regionali che in applicazione del 118 della Costituzione assegnano funzioni a soggetti diversi dai comuni, spiegano, o dovrebbero spiegare, perché hanno ritenuto i comuni non in grado di svolgere le funzioni che sono state date ad altri soggetti. Questi sono dati dell'ordinamento già vigente, già è diritto vivente. In queste ipotesi la motivazione c'è. Concludo con una domanda. Una legge statale impone al governo di accompagnare i suoi disegni di legge con la scheda finanziaria, contenente la quantificazione e la copertura delle maggiori spese o delle minori entrate.
E la stessa legge statale impone anche che i disegni di legge del governo siano sempre accompagnati dalla scheda della TN e da quella dell'AIR, se non è stata esclusa. Vado a leggere il regolamento del Senato e trovo l'articolo 76 bis. Se manca la scheda finanziaria, il Presidente del Senato non può assegnare alla Commissione competente il disegno di legge. E perché solo la scheda finanziaria? Cioè, i soldi sono importanti, certo, ma di fronte a una legge che impone al disegno di legge del governo di avere la scheda finanziaria e la scheda dell'ATN, perché solo la mancanza della scheda finanziaria impedisce l'assegnazione? Se non ho letto male, alla Camera non c'è questa previsione e non c'è nemmeno nel progetto di modifica del dicembre dell'anno scorso. Mi permetto di segnalare la cosa perché mi parrebbe un passo avanti importante che nelle Camere, o nella Camera, vedremo, non si va avanti se non è il disegno di legge accompagnato dalla TN e dall'AIR quando c'è, il che vuol dire, a mio avviso, che il procedimento in questo modo aiuterebbe e potrebbe aiutare una buona qualità della normazione. Grazie. Grazie al professor Massimo Carli. Diamo ora la parola al professor Stelio Mangiameli, che è il direttore dell'ISIRFA. Grazie Presidente per aver voluto accogliere questo seminario proposto anche dall'ISIRFA e per le implicazioni che il tema ha. Io vorrei partire da una premessa, che è questo: ormai da tempo ho abbandonato la frontiera del normativismo a favore di una visione del diritto legata al concetto di ordinamento concreto. E quindi vorrei separare, proprio in occasione di questa discussione, il tema del poter fare buone leggi dal tema della motivazione della legge. Sono due cose diverse, si possono incontrare, ma non necessariamente. Noi possiamo avere buone leggi non motivate e possiamo avere pessime leggi che hanno anche uno straccio di motivazione. Quindi non dipenderà tutto da questo. Volutamente poi ho scelto per questo seminario l'orizzonte europeo, perché come voi sapete in alcune occasioni proprio la nostra Corte Costituzionale ha visto di buon occhio questa ipotesi motivazionale degli atti normativi sulla base del fatto che sarebbero strutture orientate al diritto europeo, a quello che accade nell'ordinamento europeo, comunitario prima, europeo dopo. E allora qui perché ho voluto fare questo passaggio sull'Europa? Perché secondo me il tema della motivazione degli atti europei va visto come si è formato e quindi va disvelato un piccolo mistero che non ha nulla a che fare con la motivazione della legge. Dirò questo, dirò subito dopo qual è stata la funzione della motivazione nell'ordinamento europeo, qual è oggi nell'ordinamento attuale e poi la sua trasferibilità nell'ordinamento interno. Perché dico che non ha nulla a che fare con la legge l'obbligo di motivazione degli atti europei? Vedete, gli atti europei, l'obbligo di motivazione risale al Trattato della CECA del 51 e in particolare all'articolo 15 del Trattato, che come ben si capisce viene dopo l'articolo 14. Allora, l'articolo 14 è l'articolo che prevede gli atti della Commissione e subito dopo che erano decisioni, raccomandazioni e pareri dell'alta autorità, anzi correggo, perché nel Trattato CECA era l'alta autorità. Questi provvedimenti dell'alta autorità non hanno carattere normativo, non hanno una logica normativa. Quindi la motivazione imposta a questi atti dall'articolo 15 è la derivazione diretta di una struttura di diritto amministrativo, in modo particolare di diritto amministrativo francese, alla comunità economica del carbone e dell'acciaio. La struttura è amministrativa, gli atti sono amministrativi, ergo, in forza del principio di legalità che è di derivazione tipicamente francese, gli atti devono essere motivati.
Tanto è vero questo che nelle poche ipotesi in cui si parla di regolamento nel trattato CE ci sono due particolarità che vanno sottolineate. Uno, che i regolamenti non provengono solo dall'alta autorità, ma dall'alta autorità con il Consiglio. Due, che non sono sottoposti a motivazione. E la conseguenza ulteriore è che si deduce dall'articolo 31 del Trattato CECA che i regolamenti sono norme parametro del giudizio della Corte di Giustizia, insieme alle norme del Trattato. Sugli atti, quando nel 1957 viene fatto il Trattato della Comunità Economica Europea, si cerca di costruire una simmetria tra l'articolo 14-15 e l'articolo 189-190. Però il clima è diverso. Già nel 1957, regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri, gli atti del 189, del celebre 189, sono atti, soprattutto quelli sopra, regolamenti e direttive, e anche per delle decisioni di carattere generale, che hanno un contenuto normativo, cioè nella comunità economica europea vi è un maggior impegno di tipo normativo rispetto a quello che non c'era nella CECA. La CECA aveva una struttura apertamente amministrativa, la comunità europea c'è una struttura che comincia a essere normativa. Però viene mantenuto questo parallelo e il 190 prevede l'obbligo di motivazione di tutti gli atti del 189, quindi compresi i regolamenti e direttive. I commentatori dell'epoca si sono trovati di fronte a una situazione stranissima. In modo particolare, da una parte c'erano questi atti della CECA che non avevano neanche l'intestazione e una formalità di provvedimento amministrativo. Erano delle lettere che l'alta autorità mandava agli stati membri o addirittura alle imprese impegnate nel settore. E la Corte di Giustizia si trovò sino a metà degli anni 60 con tutto questo tipo di tipologia di atti a fare salti mortali per dedurne la natura di provvedimento, il carattere motivato dalle argomentazioni delle lettere e via dicendo. Solo nel 60 si fa un documento che serve per dire, badate, a questo punto le direttive, i regolamenti si fanno con articoli, c'è un preambolo, bisogna mettere la motivazione, ci vuole l'intestazione, ci vuole la sottoscrizione, la data, eccetera. Quindi gli si dà un minimo di ordine a questi atti qua, perché era proprio una cosa quasi così semplificata. Nel tempo si consolida questo concetto della motivazione e diventa addirittura la mancanza della motivazione un vizio di forma essenziale a norma dell'articolo 173 dell'epoca del trattato, che oggi peraltro permane nelle formulazioni attuali, che sono l'articolo 289 del nuovo trattato, questo qua di Lisbona. Qual è stata la funzione della motivazione nei trattati europei? Innanzitutto vi era il problema dell'individuazione della competenza utilizzata, perché il problema di fondo è che le competenze attribuite alla comunità europea erano enumerate e tassative e non poteva la comunità andare oltre perché avrebbe invaso la sovranità degli stati membri. Quindi il primo motivo per cui era utile la motivazione era stabilire qual era la base giuridica, in modo tale da capire se la comunità aveva operato dentro o fuori. Il secondo aspetto importante nel sistema europeo è che vi è un sistema di competenze anche normative distribuite tra le istituzioni, non in modo uguale ma in modo diseguale. Per cui noi abbiamo regolamenti della Commissione, regolamenti del Consiglio, ora abbiamo regolamenti del Consiglio e del Parlamento, eccetera. Allora, in questa asimmetria tra i nomi, i contenuti, i nomi degli atti, le istituzioni coinvolte, eccetera, eccetera, e avere una motivazione che faceva capire da chi proveniva quest'atto, per quale motivo la Commissione piuttosto che il Consiglio aveva adottato l'atto e via dicendo, era un elemento importante. Infine c'era un problema legato alla verifica del procedimento seguito. Questo soprattutto è stato importante nel momento in cui a livello europeo non si è più ragionato in termini di unanimità.
in cui gli atti normativi venivano a volte approvati all'unanimità, a volte approvati a maggioranza, cioè l'introduzione del principio maggioritario per l'adozione degli atti. Perché a quel punto bisognava capire se anche il procedimento era stato rispettato, che dipendeva dalle diverse maggioranze con cui si poteva. E qui abbiamo una buona giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale non al caso diceva la Corte che la motivazione era importante affinché la Corte possa esercitare il suo sindacato e tanto gli Stati membri quanto i singoli interessati sappiano in quale modo le istituzioni comunitarie hanno applicato il trattato. Quindi c'era un problema di tutela degli interessati, c'era un problema di certezza del diritto che veniva salvaguardato. Qual è la motivazione nell'odierno ordinamento europeo? L'odierno ordinamento europeo è un caos. Al confronto il caos che abbiamo noi al nostro interno è nulla. Credetemi, non ho il tempo qui di dilungarmi su questo, ma fatemi buona questa affermazione che è un caso. Sapete che una delle complicazioni, dico subito, è che noi abbiamo una legislazione vera e propria europea senza poter adoperare il nome legge a livello europeo, perché quando cadde il trattato costituzionale, l'atto di indirizzo alle delegazioni per costruire il trattato di Lisbona disse: state attenti. Tra le varie cose che non dovete fare filtrare il contenuto del trattato costituzionale, ma dal punto di vista formale la cosa a cui dovete stare attenti, tra le varie cose, non usate la parola legge e legge quadro. Quindi noi abbiamo delle enunciazioni che sono tra le più strane possibili, per cui abbiamo un elenco di atti, poi abbiamo una norma che dice un atto di quelli precedenti, regolamenti, direttive, decisioni, e il legislativo si è adottato col procedimento legislativo. Se non è adottato il procedimento legislativo, è un atto normativo non legislativo. Poi abbiamo addirittura un atto legislativo che può delegare alla Commissione l'adozione di un atto non legislativo in attuazione dell'atto legislativo, e può anche modificare l'atto legislativo, ma è un atto non legislativo che modifica l'atto legislativo. Paradossale. Però voi trovate che c'avete una decisione del Parlamento e del Consiglio che è legislativa e un regolamento della Commissione che modifica la decisione del Parlamento e del Consiglio, che non è legislativa. Chiunque ha a che fare col diritto europeo si ritrova. Allora, in questo bailame la motivazione serve a capire che cosa è successo, non solo la base giuridica, i motivi di fatto, di diritto, eccetera, via dicendo, ma anche a che punto siamo in questo percorso confuso che c'è all'interno del diritto europeo. Mi dispiace non darvi certezze, ma solo delle vaghe impressioni su tutto questo. Ora, certamente è un dato ormai consolidato della tradizione europea la motivazione degli atti giuridici dell'Unione Europea, ma appunto va vista in quel contesto e con quello che sta generando in quel contesto il sistema normativo. Non va né sopravvalutato né sottovalutato. E si può adottare la logica europea per l'ordinamento interno? È utile fare... Massimo diceva sì, è utile, sarebbe utile, via dicendo. Certamente rendere dotti i destinatari dell'immediato perché dell'atto legislativo e facilitare lo svolgimento della funzione di controllo sull'attività legislativa sono ragioni validissime a favore della motivazione. Essa inoltre obbligherebbe il legislatore ad approfondire quella presa di conoscenza della realtà destinata a rendere più immediatamente percepibile la responsabilità che le scelte comportano. Il legislatore molte volte adotta la normativa, ma non c'è una consapevolezza causa-effetto su quello che adotta. Tuttavia, al di là della possibilità di dedurre in qualche modo l'obbligatorietà della motivazione estrinseca, perché anche questo è importante, noi non stiamo parlando di una motivazione intrinseca, che è cosa completamente diversa, che ci porterebbe a un altro scenario ermeneutico e teoretico, è chiaro. Stiamo parlando del fatto che ci sia un preambolo in cui si estrinsecano i fatti e le ragioni dei fatti per cui si norma. Quindi
estrinseca e formale da una qualche norma che possa condizionare la validità degli atti legislativi, ecco, tutto questo non è sufficiente una sua previsione obbligatoria in Costituzione. Quando anche la Costituzione venisse modificata e venisse previsto un obbligo di motivazione, questo di per sé non sarebbe una situazione sufficiente. Anzi, prudentemente è stata esclusa. Ci sono mille atti nella Costituzione che devono essere motivati, a cominciare dagli atti del Presidente della Repubblica quando rinvia la legge, per atto motivato, messaggio motivato del Capo dello Stato. La mozione di sfiducia deve essere motivata. Quindi non è che la Costituzione nel 1947, quelli che la scrissero, ignoravano il tema della motivazione. E non era semplicemente un quadro di riferimento amministrativo, era un quadro di riferimento costituzionale, quello dell'Assemblea. Però sulla legge non fu messo nulla di proposito. La motivazione sarebbe un vincolo per il legislatore stesso, ovviamente, perché renderebbe evidente il fine storicamente perseguito, e se questo è divergente da quello obiettivamente ricavabile dalle norme costituzionali, potrebbe far emergere un sintomo di sviamento rispetto ai fini storicamente previsti dalla Costituzione. La motivazione sarebbe un vincolo per il momento applicativo e interpretativo, comportando una cristallizzazione dell'intenzione del legislatore. Si tratterebbe di una impostazione generale e condivisa di tipo discorsivo. Accogliere la motivazione come principio obbligatorio significherebbe ragionare in termini di pensiero debole, dove trovano spesso espressioni come ragionevole, proporzionale e in termini di diritto naturale, con il richiamo al concetto di giusto, adeguato, proporzionato, eccetera, eccetera. Quanto siamo lontani da una realtà simile è mostrato da tutta una serie di accadimenti che sono sotto i nostri occhi. Decretazione d'urgenza, deleghe legislative in bianco, maxi emendamenti con questioni di fiducia, leggi scritte in previsione di un cambiamento della Costituzione che non si è ancora compiuto e che non si sa se si compirà. Intervento legislativo del Parlamento e del Governo concordato con il Presidente della Repubblica. Controllo del Capo dello Stato sulla legge alla luce della giurisprudenza costituzionale e smentita da parte di una successiva sentenza della Corte Costituzionale. Riparto delle competenze completamente tra Stato e Regioni, completamente disarticolato, chiamate in sussidiarietà, materie trasversali, principio di prevalenza, coordinamento della finanza pubblica, tutela della concorrenza, ordinamento civile, e potrei continuare su questa linea. Ragionevolezza, principio di proporzionalità e bilanciamento sono parole usate dalla Corte, dietro alla quale non si celano vincoli per il giudice costituzionali, ma si compie un'operazione politica e di legislazione, cioè sono gli strumenti attraverso cui la Corte va al di là del testo e costruisce una sua legislazione diversa dalla legislazione del Parlamento. E la situazione non migliora se dalla Corte Costituzionale passiamo a considerare i giudici comuni e in particolare il giudice amministrativo, il quale con una frequenza inusitata modifica i propri orientamenti interpretativi, quando non giunge persino a riscrivere la stessa legge che dovrebbe applicare. A che servirebbe in uno scenario pubblico, ecco perché l'ordinamento concreto è importante, in uno scenario pubblico del genere, a che servirebbe l'obbligo di motivazione? Se tutte le regole ermeneutiche e il rispetto della Costituzione sono diventati opinabili. Bisognerebbe poi piegare le motivazioni rese al momento dell'adozione della legge ai bisogni politici impellenti entro cui si muovono le forze politiche. Ma ciò non avrebbe nulla a che fare con la legge, nulla con il diritto e con la giustizia, e sarebbe solo un ulteriore insopportabile segno dell'arroganza del potere che sta distruggendo la nostra democrazia. Grazie. Grazie al professor Mangiameli. Diamo la parola al consigliere di Stato Carlo Deodato, già capo del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
per questa importantissima iniziativa. La ringrazio anche per avermi tolto dall'imbarazzo di comunicare che ho perso. Come? Perché? No, ho visto. Si è alzato la Ah, sì. Siccome c'è anche una ripresa televisiva. Prego, prego, se professore, se vuole. Tutto posto, va bene. Proceda. No, la ringrazio di avermi tolto dall'imbarazzo di dover comunicare che in realtà ho perso l'incarico di capo del DAGL e quindi, diciamo, nonostante la menzione da due giorni, e quindi però insomma diciamo che l'ho fatto nell'ultimo anno, quindi sono a conoscenza, diciamo, delle dinamiche dell'attività normativa del governo. Ancora non ho perso la qualifica di consigliere di Stato, non so per quanto, ma insomma ancora questa no, ancora non me l'hanno tolta, diciamo. Però possono sopprimere il Consiglio di Stato. Però io l'ho ricordato tutto, no? Sì, il consigliere di Stato. Che... In ogni caso, ecco, come ha anticipato il professor Carli, mi occuperò soprattutto dell'analisi di questo problema dal punto di vista dell'iniziativa normativa del governo. Il professor Carli, peraltro, ha anticipato più o meno le conclusioni di questo mio intervento, ma citando un passaggio di un mio recente scritto sull'AIRE, era evidente che insomma quella sarebbe stata la mia. Il mio pensiero. Riflettendo su questo tema della motivazione della legge e degli atti normativi in generale, ho pensato che prima di ragionare sulla opportunità o necessità di prevedere l'obbligo di motivazione, bisognerebbe cercare di comprendere meglio in cosa dovrebbe consistere la motivazione di un provvedimento normativo e in particolare della legge. Credo che, diciamo, secondo un processo logico di ragionamento, sia necessario chiarire preliminarmente quali dovrebbero essere i contenuti della motivazione della legge e, diciamo, proseguo il mio ragionamento confrontando la motivazione della legge in astratto con la motivazione invece concretamente imposta di altre due tipologie di provvedimenti che appunto nei quali si esprimono le altre due funzioni dello Stato, i provvedimenti giurisdizionali e quelli amministrativi. Per queste due tipologie di provvedimenti la motivazione è prescritta, per quelli giurisdizionali dell'articolo 111 della Costituzione e per quelli amministrativi della legge 241 del 1990. Mi sembra però evidente da subito una differenza fra queste due tipologie di provvedimenti e la legge. La motivazione di queste due tipologie di provvedimenti, quelli giudiziari e quelli amministrativi, infatti sostanzialmente obbedisce a una regola di giudizio e di comportamento che è stringente, cioè sia il giudice sia l'amministrazione non sono liberi nell'adottare i loro provvedimenti, ma devono rispettare dei parametri di comportamento, delle regole di giudizio che poi dovranno declinare nella motivazione dei loro atti. E questa differenza mi sembra fondamentale per scrutinare il problema più generale della motivazione degli atti legislativi. In particolare, diciamo, nei provvedimenti giurisdizionali il giudice deve dare conto del governo della regola di giudizio che viene prescritta, e così il giudice civile dovrà nella motivazione dare conto delle ragioni per cui ritiene dimostrati o non dimostrati fatti allegati a fondamento del diritto fatto valere, il giudice penale dovrà dare conto della verifica delle prove di colpevolezza dell'imputato, il giudice amministrativo dovrà dare conto della valutazione della conformità del provvedimento impugnato alla legge attributiva del potere che disciplina l'esercizio di quella pubblica funzione. Quindi in tutti questi casi il giudice nella motivazione deve dare conto di aver obbedito a una regola di valutazione, non è quindi libero nel giudicare, ci sono ovviamente dei margini di discrezionalità, di apprezzamento delle prove, delle interpretazioni del contratto, delle leggi, ma la regola di giudizio è chiara e vincolante. E così anche l'amministrazione nell'adottare i provvedimenti amministrativi deve dare conto nella motivazione dell'atto del provvedimento, della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che autorizzano l'esercizio di quella pubblica funzione e l'adozione di quel provvedimento, così come anche nella sfera di discrezionalità deve rispettare alcuni canoni di comportamento. Non è libera l'amministrazione, ma deve dare conto della comparazione degli interessi coinvolti, quello pubblico e quelli privati, ma sempre nel rispetto di alcuni canoni che sono quelli della ragionevolezza, della proporzionalità, dell'adeguatezza. Anche qui l'amministrazione è vincolata al perseguimento del fine pubblico e la motivazione dovrà dare conto del perseguimento del fine pubblico in quel determinato procedimento.
A differenza di queste situazioni nelle quali appunto esiste una regola di azione vincolante che poi si declina nella motivazione, l'attività legislativa è per definizione libera nei fini. La legge è l'atto politico per eccellenza e il legislatore, tranne i vincoli che poi diremo costituzionali o derivanti da ordinamenti sovranazionali, il legislatore è libero. Può decidere di tassare le rendite finanziarie al 10% o al 30%, può decidere di liberalizzare i contratti a tempo determinato, di non liberalizzarli per 12 mesi o per 36 mesi, può decidere di abolire il Senato o di non abolirlo. Insomma, c'è una libertà diciamo assoluta nell'esercizio dell'attività legislativa. Ora, come si può declinare la motivazione in un atto che è assolutamente libero nei fini? Questa è la questione, diciamo così, che e mi interessa esaminare. Ora, di fronte a un'attività così libera, l'unica motivazione, diciamo, concepibile è quella che dà conto, diciamo così, innanzitutto delle esigenze dell'intervento legislativo, cioè il decisore pubblico deve dare conto nell'atto delle ragioni per cui ritiene che si debba intervenire in quel settore. Fatta questa valutazione, dovrà indicare i fini che intende perseguire con l'intervento legislativo. Individuati i fini, dovrà comparare le varie opzioni di intervento e in esito a questo confronto indicare le ragioni per cui sceglie quella che contestualmente viene deliberata in quanto viene ritenuta maggiormente funzionale al perseguimento degli obiettivi finali liberamente scelti dall'autorità politica che contestualmente adotta o diciamo l'iniziativa legislativa. Ora, a ben vedere, tutte queste informazioni, come ha anticipato bene il professor Carli, sono contenute nella relazione AIR. Nella relazione AIR, che è una relazione che deve corredare tutti gli atti normativi del governo, tranne quelli che sono espressamente esclusi, e da ultimo, in esito a un richiamo che la Presidente Boldrini ha fatto al governo anche per i decreti legge, nella relazione AIR si deve dare conto esattamente di questa informazione, delle ragioni per cui il governo ha deciso di adottare un intervento normativo, degli obiettivi prefissati, delle varie opzioni di intervento regolativo e delle ragioni per cui si sceglie quella giudicata più appropriata secondo un'analisi d'impatto al perseguimento di quegli obiettivi liberamente scelti secondo un'ottica propriamente politica. In questo senso, come è stato anticipato, l'obbligo di motivazione viene di fatto assolto dal governo con la presentazione della relazione AIR. È vero, non è una motivazione in senso tecnico perché è estrinseca all'atto, non è contenuta nello stesso atto, non è nel preambolo, non ha la stessa forza del disegno di legge o del decreto legislativo perché è estranea all'atto, non vincola l'interprete come potrebbe fare se fosse incorporata nell'atto e votata, diciamo, come insieme alla legge. Però indica sicuramente il percorso istruttorio, logico, che ha supportato e determinato la decisione del governo nell'adozione di quella iniziativa normativa. In questo senso possiamo dire che l'obbligo di motivazione di fatto è già sostanzialmente rispettato. Poi ci sono altri aspetti, diciamo così, dei provvedimenti normativi del governo, diversi da quello, diciamo, assolutamente libero della scelta finale, che già adesso sono sostanzialmente soggetti a motivazione e che mi sembra utile ricordare, diciamo, in questo seminario. Innanzitutto per i provvedimenti per i quali è prevista una istruttoria, che sono sostanzialmente i regolamenti e i decreti legislativi, è già previsto che nell'adozione del provvedimento finale il governo debba dare conto delle ragioni per cui non intende conformarsi ai pareri del Consiglio di Stato per i regolamenti o delle commissioni parlamentari per i decreti legislativi e anche questa sostanzialmente è una motivazione contenuta spesso nella relazione illustrativa ma a volte anche nel preambolo dei decreti legislativi, soprattutto quando non vengono recepite delle condizioni formulate nei pareri delle commissioni parlamentari. Anche qua, diciamo, all'esito del procedimento di formazione dell'atto normativo e quindi all'esito del completamento dell'istruttoria, il governo è tenuto a manifestare gli argomenti, le ragioni per cui non intende conformarsi agli esiti dell'istruttoria, soprattutto quando, diciamo, si provengono da autorità politiche, come nel caso delle commissioni parlamentari, ma anche nei confronti del Consiglio di Stato o della Conferenza Unificata o Stato-Regione. In altri casi i provvedimenti normativi sono
devono essere motivati quanto ai presupposti legittimanti e qui già esiste, diciamo così, un obbligo giuridico di motivazione. Penso in particolare ai decreti legge che secondo la legge 4, l'articolo 15 della legge 400 dell'88 devono essere motivati quanto alla sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, ai presupposti di costituzionalità. Qua siamo in un aspetto della motivazione un po' peculiare, qui si tratta di dare conto dei presupposti che autorizzano l'adozione dell'atto, che legittimano l'esercizio dell'attività normativa, ma anche questo fa parte, diciamo, della motivazione e già adesso nel preambolo dei decreti legge è imposta l'indicazione dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, così come per i decreti legislativi, sempre articolo 16 della legge 400 impone di indicare la fonte del potere legislativo del governo, quindi la legge delega, ma anche gli adempimenti istruttori prescritti dalla legge di delegazione e quindi l'acquisizione dei pareri delle commissioni parlamentari o altri pareri laddove prescritti. Ma la relazione ATN, come si diceva prima, offre altre informazioni che possono in qualche modo essere ascritte al, diciamo così, al novero della motivazione, perché nella relazione ATN va indicato il rispetto di alcuni vincoli esterni all'attività legislativa, quindi vincoli che condizionano la legittimità dell'atto legislativo e che non attengono alla libertà, diciamo, della scelta politica. Penso al rispetto delle competenze legislative delle regioni, al rispetto dei vincoli derivanti dal diritto europeo, al rispetto dei principi costituzionali. La relazione ATN deve dare conto di questi vincoli esterni di legittimità dell'esercizio del potere normativo. Anche qui è difficile non qualificare come motivazione questa relazione, ancorché estrinseca, non votata, eccetera, ma la precisazione, diciamo, della competenza dello Stato nei confronti delle regioni, del rispetto dei vincoli europei, del rispetto dei vincoli costituzionali, serve a dare conto della legittimità dell'esercizio dell'attività normativa e anche qui, diciamo così, è facile ascrivere queste informazioni al novero della motivazione. Per concludere, diciamo così, mi scuso per la sinteticità dell'intervento, ma mi sembrava, diciamo, utile diciamo, concentrare l'intervento in poche battute. Gli adempimenti già prescritti a ordinamento vigente, a mio avviso, ancorché non esista un vincolo costituzionale diciamo, sull'obbligo di motivazione, già di per sé, se rettamente rispettati e utilizzati, già servono a soddisfare le esigenze sottese all'obbligo di motivazione, cioè a dare conto all'esterno, diciamo così, del processo decisionale che ha condotto in particolare il governo, ma il decisore politico ad assumere quell'atto normativo. Grazie. Grazie. Grazie consigliere Deodato. Diamo ora la parola al presidente Alessandro Paino, presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato. Grazie presidente. Io mi trovo qui, diciamo, tra tanti amici che coltivano il diritto costituzionale, a tentare di guardare a questo problema, la motivazione della legge, da un punto di vista che non può essere soltanto quello del diritto costituzionale. E non può esserlo per due ragioni. Una ragione, diciamo, soggettiva, che è quella che, come dire, se c'è un'expertise, il mio expertise, diciamo, si trova su altre rami del diritto, in particolare sul diritto amministrativo. Ed una di tipo oggettivo, data dal fatto che in realtà la tematica della motivazione è obiettivamente più larga della questione della motivazione della legge. Allora, l'idea di fondo che si è fatta strada è che in qualche modo potrebbe essere utile tentare di cogliere se esiste un filo rosso tra del modo in cui la motivazione si atteggia in vari rami dell'ordinamento e in particolare da questo diverso atteggiarsi della motivazione se esistono, diciamo, linee di tendenza che possono in qualche modo portare un contributo alla soluzione del problema della motivazione della legge. Vi anticipo che la mia risposta, che tenterò adesso di argomentare e di dimostrare, è positiva, e nel senso che, diciamo, proprio la evoluzione della teoria generale della motivazione, potremmo chiamarla così, porta naturalmente a postulare non che la legge debba essere motivata, ma che la legge è già motivata. E si tratta sostanzialmente di
allora di organizzare questa motivazione secondo criteri di chiarezza, di trasparenza, di efficacia, di concretezza. Per cercare di dimostrare questa indicazione, io cercherò di partire dall'inizio e se le cose devono partire dalla loro origine, mi perdonerete se io parto da un'esperienza nella quale non si parla di motivazione, e cioè dall'esperienza del diritto privato, dall'esperienza del diritto comune. Se voi aprite un codice di civile non troverete mai la parola motivazione, trovate al più la parola motivi, non quindi una motivazione nel senso in cui viene intesa dal punto di vista del diritto pubblico, ma la rilevanza dei motivi che, come voi sapete, non sono la causa del negozio, non corrispondono alla funzione economico-sociale del negozio, ma corrispondono sostanzialmente allo scopo, alla finalità, alla indicazione che l'autore o gli autori del contratto hanno inteso perseguire. Che cosa hanno di interessante questi motivi? I motivi normalmente, come voi sapete, non rilevano nella struttura del contratto, rilevano soltanto in alcuni casi, e questi casi sono quando questi motivi si convertono sostanzialmente in ipotesi di nullità del contratto o del rapporto, del testamento o della donazione. Il codice civile ha norme esplicite per questo tipo di indicazione. Il codice dice altresì che se il motivo illecito è comune, questo motivo è causa di nullità. Quindi il motivo, per essere convertirsi in elemento rilevante ai fini del negozio, deve essere non solo illecito ma anche comune. Questa indicazione ci dà, secondo me, una chiave di lettura molto interessante, e che cioè che il tema della motivazione è in realtà legata al consenso. Perché nell'atto civilistico non c'è la motivazione? La motivazione non c'è perché le due parti hanno già consentito sul testo e quindi trovano in quel contesto la ragione, in quel testo che diventa testo comune, la ragione del proprio consenso, la ragione delle reciproche giustificazioni. Se ci fate caso, quando entra la motivazione all'interno dell'atto civilistico? Quando il contratto si trasforma e diventa un contratto aperto, un contratto che è a destinatari indefiniti, un contratto per moduli o formulari o un contratto per ulteriori. In questi casi questi contratti hanno normalmente una parte introduttiva che costituisce la spiegazione delle ragioni per le quali sostanzialmente il contratto viene posto e che vincola le parti che lo contraggono altrettanto quanto le singole cause contrattuali. Da questo punto di vista si comprende quindi che l'esperienza del diritto comune, dell'esperienza del diritto civile, registra un'apertura verso la motivazione quando la struttura del negozio si apre a soggetti diversi da quelli che originariamente l'hanno concluso. Una struttura, aperta. Quando la struttura del negozio si fa aperta, la qualità della motivazione deve essere diversa, proprio perché c'è un problema di affidamento che i soggetti terzi che vengono lì, un problema di comprensione del rapporto che quei soggetti terzi che non hanno partecipato alla prima contrattazione devono partecipare. Pensate per esempio ai contratti per l'esercizio di telefonia, i contratti legati sostanzialmente a grandi servizi pubblici, alla capacità, tutte le volte che si deve partecipare a situazioni di questo genere, il contratto ha una struttura diversa che privilegia l'aspetto motivazionale. C'è quindi un rapporto fra ampliamento della platea, tra comunicazione a una platea diversa e motivazione. Se adesso passiamo dal diritto privato al diritto processuale, noi troviamo un mondo assolutamente altro, assolutamente diverso, se volete molto più ricco. È quello che dal punto di vista oltretutto del giurista positivo ci dà il maggior numero di norme sulla motivazione. Perché in sostanza ci
sia il codice di procedura civile, sia la Costituzione innanzitutto, sia sostanzialmente il recente codice del processo amministrativo, contengono una serie di indicazioni che hanno come al loro centro la motivazione. Però anche queste indicazioni sono, come dire, interessanti, perché ci spiegano anche una sorta di storia, di evoluzione della motivazione, e soprattutto che la motivazione nel diritto processuale ha un rapporto con il principio di economicità. Prendiamo l'articolo 111 della Costituzione. L'articolo 111 della Costituzione pone l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali, ma non si occupa di dirci che cosa sia la motivazione. L'articolo 111 non ci dà un'indicazione alcuna su questo. Queste indicazioni ci vengono dalle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile e dall'articolo 246 del codice di procedura civile, che ci dice che cos'è la sentenza e che cos'è la motivazione, nonché da quell'altra norma che ci spiega cosa fanno i giudici in Camera di Consiglio. Che cosa deriviamo da queste tre esperienze? Deriviamo che la motivazione consiste sempre, è sempre almeno una giustificazione, indicazione dei presupposti di fatto e di diritto delle indicazioni. È importante la rilevanza del presupposto di fatto, perché il presupposto di fatto implica un giudizio diverso da quello che si fa sul giudizio di diritto. È assolutamente interessante la modifica che la legge 69 del 2009 ha apportato non solo al codice di procedura civile, ma anche alle norme delle disposizioni riguardanti le disposizioni di attuazione del codice, perché nel confermare la nozione di motivazione ci dice che questa motivazione, oltre a essere concisa, può essere fatta anche in relazione a precedenti. Da questo punto di vista capite che qui c'è uno scarto nella motivazione. La motivazione non è più soltanto una giustificazione del percorso logico e psicologico che ha portato il giudice a decidere, ma pone un problema di riferimento alla storia della giurisprudenza, un problema di fedeltà al proprio evento. E questo è il frutto, direbbero i processualisti, della rilevanza della nomofilachia, della rilevanza cioè di quel principio in base al quale sostanzialmente i giudici di ultima istanza stabiliscono un indirizzo che poi gli altri giudici normalmente entro certi limiti dovrebbero seguire. In questo senso diventa rilevante capire, per esempio, che cosa succede nelle esperienze processuali più recenti. Il codice del processo amministrativo, che ha visto la sua origine nel 2010. Qui non solo vengono richiamate le stesse disposizioni del codice di procedura civile, ma in sostanza vengono introdotte alcune figure particolari che in qualche modo costruiscono in modo diverso la motivazione. Intendo riferirmi alle sentenze in forma semplificata, le quali sostanzialmente non solo hanno una motivazione essenziale, ma che possono appunto, come dico, c'è una disposizione di attuazione, possono essere motivate anche in relazione a un precedente giurisprudenziale. Cioè una motivazione che dice, visto sostanzialmente quel precedente, decide in questo modo. Voi capite che allora in questo modo la motivazione per un verso riafferma la propria necessità, ma per altro verso si adatta ad un contesto che è di tipo diverso, il che però ci dice della sopravvivenza della motivazione e non nella indicazione e non della mancanza di motivazione. Da questo punto di vista la questione è probabilmente destinata a modificarsi ulteriormente. Nel documento che ha concluso i lavori della Commissione Vaccarella per la modifica del codice di procedura civile c'è tra l'altro un'indicazione, ha trovato posto un'indicazione che è stata condivisa da molti processual civilisti per la cosiddetta motivazione a richiesta. Motivazione che cioè non viene contenuta direttamente nell'atto, ma che deve essere successivamente data solo in relazione a una richiesta ulteriore. Questo è ben retribuita, ma il dato infatti non tutti eravamo d'accordo su questa cosa, io personalmente non lo ero, però la logica è proprio questa, che la motivazione in quel caso cambia natura perché serve per l'impugnazione, solo chi vuole impugnare deve probabilmente prendere la propria motivazione.
Anche qui quindi una linea di tendenza che ci dice che la motivazione si adegua al principio di, come, alla considerazione della giurisdizione come risorsa, non la spreca, tenta di non sprecarla, ma si fa ferma e continua ad essere presente. Indicazioni che ci vengono adesso della motivazione dell'atto amministrativo. Anche qui la storia è interessante perché ci fa capire che esistono non una, ma almeno due motivazioni nella vicenda dell'atto amministrativo e che in particolare, oltre alla teoria dell'atto, un rilievo importantissimo è stato avuto nella teoria dell'atto amministrativo la questione dell'istituto della figura giuridica della decisione amministrativa. Come si presenta la motivazione dell'atto amministrativo all'inizio dell'esperienza che noi possiamo controllare? E quindi quella, diciamo così, da quando il Consiglio di Stato comincia a operare, da quando il Consiglio di Stato ancora, diciamo, inconsapevole della funzione che svolgeva, comincia però a prendere in considerazione questa motivazione. Questa motivazione si presenta fondamentalmente come una giustificazione, cioè non ha quella struttura tipica della motivazione giurisdizionale che siamo abituati a considerare come struttura della motivazione, ma diciamo ha la struttura della indicazione della norma attributiva del potere, quindi la giustificazione sotto il profilo del potere, e della norma e della indicazione della situazione di fatto che viene relazionata al potere. Non c'è altro tipo di indicazione. Le prime motivazioni sono tutte giustificazioni. La motivazione comincia a cambiare quando sostanzialmente acquista rilevanza nella teoria del provvedimento amministrativo la nozione di decisione amministrativa. E c'è una norma contenuta in una legge molto famosa che ci rende evidente questo tipo di passaggio. Se voi avete presente la legge abolitiva del contenzioso amministrativo, la legge 20 marzo 1865 allegato E, ricorderete tutti che in sostanza le controversie che riguardavano diritti civili e politici vennero attribuite al giudice ordinario e gli affari non compresi, quelli che cioè poi sarebbero diventati gli affari di competenza del giudice amministrativo, vennero invece attribuiti all'amministrazione, la quale, dice l'articolo 3, deciderà, sentiti i corpi, i corpi consultivi opportuni, con decreti motivati. Vedete subito che la questione quindi della motivazione è all'origine della stessa giustizia amministrativa. Il decreto motivato entra però perché? Perché quella questione che sta arrivando è una questione contenziosa. Si tratta, cioè, entra quindi in luce la figura della decisione amministrativa, che è appunto questa nozione elaborata dalla dottrina tedesca per giustificare e distinguere sostanzialmente i provvedimenti amministrativi che erano presi uno actu da provvedimenti amministrativi che venivano presi dopo aver sentito le parti o quando esisteva un conflitto fra le parti. Il problema teorico che dovevano risolvere era quello dell'estensione del giudicato, dello stabilire se questi atti potevano avere lo stesso effetto sul piano amministrativo del giudicato giurisdizionale. Ma da questa decisione nacquero esattamente due cose. La teoria dell'accertamento, perché la nozione di accertamento costitutivo nasce con questo, e la teoria di una motivazione che deve tener conto di tutto l'iter, precontenzioso della vicenda e che quindi comincia ad avvicinarsi alla motivazione giurisdizionale. Il punto di arrivo di questa indicazione sarà l'articolo 3 della legge 241 del 1990, che infatti costruisce la motivazione non come una giustificazione, ma come una motivazione analoga a quella della sentenza. Veniamo così all'ultimo punto, che è quello della motivazione della legge. E anche qui è utile partire proprio dalle norme che riguardano la motivazione dell'atto amministrativo, perché il problema della motivazione della legge sembrerebbe risolto in modo assolutamente, tranchant, proprio dalle norme contenute dell'articolo 3 della legge 241. Perché nell'articolo 3 della 241 si dice che cosa è la motivazione, ma si dice anche che non sono soggetti a motivazione gli atti normativi e gli atti generali.
Quindi è come se quella norma, nel mentre che introducesse una motivazione più forte, più ampia del tipo di quella giurisdizionale, sostanzialmente escludesse, diciamo, che, questi, no, che questa dimensione si estenda a tutti gli atti normativi. Certamente la 241 parla degli atti normativi, diciamo, di natura non primaria, ma sul piano della teoria generale si potrebbe pure pensare che c'è un'indicazione per la normativa primaria. Se non che, in punto di fatto, questa indicazione è superata da due argomenti. Una è, diciamo, quella fattuale. Se guardiamo sostanzialmente ai provvedimenti, diciamo, agli atti generali che oggi vengono adottati, questi atti generali hanno ormai forme di motivazione. Questi atti generali sono fondamentali, mi riferisco in particolare per esempio agli atti generali che riguardano per esempio la pianificazione urbanistica, che devono dar conto delle opposizioni che sono state fatte al piano regolatore, e in sostanza degli atti generali che adottati dall'autorità, diciamo, dalle autorità indipendenti, in particolare dall'autorità per le comunicazioni o dall'autorità per l'energia elettrica e per il gas, che in sostanza quando, diciamo, stabilisce provvedimenti validi per tutti, tariffe, prezzi o indicazioni, normalmente fa prima una istruttoria pubblica e giustifica poi l'esito a cui è giunto con una dimensione legata ai risultati dell'istruttoria pubblica. Qui vedete che nella motivazione entra proprio un elemento che troveremo nella legge di cui il collega Carlo Diodato ha già parlato, e cioè sostanzialmente la dimensione dell'istruttoria. La motivazione si lega alla dimensione dell'istruttoria. Capite quindi che in questa prospettiva la motivazione, diciamo, del stesso provvedimento amministrativo è una motivazione che dà luogo non solo dell'iter logico che ha portato a quel provvedimento, ma dell'iter storico di quello che è stata, cioè l'evoluzione, diciamo, dei procedimenti che hanno portato a quella indicazione. Sarebbe troppo lungo spiegare che questo deriva dal primato del procedimento amministrativo, però questo si verifica sostanzialmente anche per la dimensione legislativa. Nella dimensione legislativa vedete voi che nonostante, diciamo, come dire, formalmente si dica che non esista una motivazione formale della legge, va esistendo sempre di più una motivazione di tipo sostanziale. E anche qui il riferimento al diritto amministrativo è utile, anzi alla storia del diritto amministrativo, perché nel diritto amministrativo per la prima volta si è affermata la non contestualità della motivazione del provvedimento, quando si è ammessa la motivazione per relazione, e cioè la motivazione per un provvedimento che era diverso da quello che si prendeva, che è esattamente quello che si verifica nella legge. La legge ha una relazione che la accompagna. La legge ha dei documenti, l'AIR e gli altri documenti quando esistano che la accompagnano. La legge ha poi ormai un preambolo che giustifica, per esempio, diciamo, per i decreti legge, diciamo, sostanzialmente la ricorrenza dei presupposti legislativi. Si può dire quindi in questo quadro che in sostanza c'è un filo rosso che lega insieme la cultura della motivazione. Questo filo rosso è dato da una progressiva espansione della motivazione legata sostanzialmente a due fenomeni: il fenomeno del controllo e in particolare del controllo giurisdizionale e, diciamo, il controllo della Corte Costituzionale che esige la motivazione della legge e quando non la esige la pone, la crea, la inventa, così come il controllo dell'atto amministrativo ha posto i principi e le regole della motivazione del procedimento amministrativo. E l'altra questione, che è lunga, però sarebbe lunga però esprimere in modo generale, è quella del mutamento, in qualche modo, del ruolo stesso della legge. Si dice che la questione del rilievo del procedimento avviene perché muta il principio di legalità, e cioè la legge non agisce più in modo puntuale, chiaro e distinto, ma, come dire, apre scenari che poi debbono in qualche modo essere completati. In questo quadro, sul piano del diritto amministrativo, si dice che questo mutamento del diritto, del principio di legalità suppone sostanzialmente un incremento di
garanzie partecipative legate quindi alla, che danno una legittimazione di tipo democratico a quelle attivazioni. Questo significa sul piano della legge che questa legge così aperta deve in qualche modo ha un obbligo e un'esigenza di rendere più palesi e più forti le ragioni che la pongono. Da questo punto di vista io credo che pur nelle differenze si può cogliere una linea di tendenza che è comune e che ci dice che la motivazione della legge c'è già e che si tratta soltanto di renderla più organica, senza per questa renderla necessariamente formale. Grazie. Grazie Presidente Paino. Diamo ora la parola al Dottor Silvio Boccalatte dell'Istituto Bruno Leoni. Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto l'ISIRFA per avermi invitato a parlare di questo che è diventato il tema prima della mia tesi di dottorato, poi della mia monografia. L'argomento del mio intervento concordato sarebbe profili storici, teorici e politici della motivazione della legge. Poi mi è stato detto, ci sono 10 minuti per parlare e ho pensato che, abbiamo citato Honecker, forse mi servono le 7 ore dei discorsi medi di Fidel Castro per riuscire ad affrontare questo tema. E allora cercherò di parlarvi. 7 ore vi tengo fino a questa notte a parlare di questi temi, che però invece sono, secondo me, appassionanti invece. Ora, quindi potrò soltanto darvi alcuni flash storici dai quali dedurre alcune considerazioni, alcune riflessioni, un paio almeno di riflessioni nei 10 minuti in cui spero di riuscire a contenere il mio intervento. Innanzitutto, la legge motivata non è una novità. Non è una novità, anche se, è stata in qualche modo considerata una rivoluzionaria novità nei dibattiti tra i tecnici delle fonti del diritto nei primi anni 2000, che poi sono sfociati nella legge toscana. Non è una novità. Non è una novità né a livello storico né a livello geografico, diciamo, guardando a il resto del mondo. Non è una novità perché noi riusciamo a trovare esempi di leggi motivate, o perlomeno riferimenti a leggi motivate, addirittura dal VII secolo avanti Cristo, nel direi mitologico legislatore di Locri, Zaleuco di Locri, peraltro ci sono riferimenti anche eventualmente nell'operato di altro mitico legislatore di Catania, Caronda di Catania, per parlare poi chiaramente della motivazione che alle leggi avrebbe voluto attribuire Platone. Ecco, in questa realtà, dalle fonti perlomeno che abbiamo, sia per l'operato, di cui però non abbiamo prove poi testuali, di Zaleuco di Locri, mentre di ciò che voleva Platone abbiamo abbondanti documentazioni, ecco, qui abbiamo una motivazione della legge che è un vero e proprio proemio propagandistico, è propaganda politica, che va a toccare le corde dei cuori dei cittadini, a questo scopo, andare a suscitare il consenso. Un consenso che non è un consenso razionale, è un consenso emozionale. Un piccolo inciso, quando io mi riferisco alla parola motivazione, intendo esplicitazione dei motivi e dei fini, quindi la intendo come motivazione formale all'atto legislativo, non come motivazione sostanziale, cioè i motivi e i fini che sottostanno all'atto legislativo. Questo per darvi una chiave di lettura delle mie parole. Primo flash. Secondo flash. Roma, età del basso impero, l'età del dominato. Abbiamo prove documentali dell'esistenza di preamboli alle leggi. Anche qua la parola legge nel basso impero va presa con beneficio di inventario,
è meglio usare l'espressione Costituzione imperiale. Abbiamo queste prove perché in una delle costituzioni di promulgazione del codice di Giustiniano emerge chiaramente la voce dell'imperatore che dice, in altre parole, ho eliminato le prefaziones e aggiunge che nulla aggiungono alla portata delle leggi, al tenore delle leggi, non mi ricordo esattamente la parola che dice, ma latina non mi ricordo, ma la traduzione può essere questa, e in questo modo dice le prefaziones non ci interessano, prendiamo il dato normativo, e ce lo dice Giustiniano, curioso poi perché proprio lo stesso Giustiniano nelle novelle ci dà l'esempio di come le novelle, cioè le costituzioni scritte da lui, fossero normalmente dotate di prefaziones. E allora guardate l'imperatore che cosa fa. Quando deve creare una raccolta logica di precetti, elimina i preamboli delle leggi che nulla servono, dice l'imperatore, cioè i suoi giuristi, cioè la sua commissione famosa di giuristi. Quando poi scrive le costituzioni, le dota di preamboli, che sono preamboli finalizzati a, rivolti chiaramente ai sudditi, in qualità di lex animata. Ricordiamoci la figura dell'imperatore nel Basso Impero, ma specificamente nell'Impero Romano d'Oriente. Non è un normale essere umano, è sostanzialmente l'interprete civile del potere di Dio in terra. Nella realtà di Costantinopoli, ecco, nella realtà di Roma questo non è, ma nella realtà di Costantinopoli certamente sì. Quindi una differenza di posizione di Giustiniano che secondo me è estremamente interessante. Facciamo un altro salto, un altro flash. Andiamo nel Medioevo, andiamo nel basso Medioevo, perché nell'alto Medioevo la produzione normativa dell'alto Medioevo è caratterizzata da una tale povertà anche di linguaggio che non è particolarmente rilevante. Invece nel basso Medioevo è interessante un caso che ho trovato di uno statuto del comune di Bologna, intendiamoci, qui forse siamo ai limiti del concetto di norma primaria, perché uno statuto del comune di Bologna forse norma primaria non era. Però statuto del comune di Bologna impugnato davanti al tribunale pontificio per una serie di motivi che ora non, su cui adesso non mi dilungo, motivato, emerge chiaramente l'espressione rationes expressas in statuto, dice l'intendente del tribunale pontificio che ha analizzato questo statuto, e le definisce potius coloratas quam veras, potius coloratas quam veras, più colorate che vere. Perché, scusate, chi ci garantisce che i motivi e i fini esplicitati dal legislatore nell'atto legislativo, in qualche forma di motivazione all'unde, corrispondano ai motivi e i fini voluti veramente dal legislatore? Non ce lo garantisce nessuno. Anzi, facciamo un altro salto, un altro flash. Nell'età dell'assolutismo si crede generalmente che la motivazione agli atti normativi primari non esistesse. In realtà non è vero. Ce lo dice ad esempio Bentham, che è un grande sostenitore della motivazione della legge, quale ricorda che le riforme di Neckar e di Turgot furono create mediante leggi motivate. È interessante notare che Bentham propugna l'introduzione di preamboli, anche qui finalizzati a convincere il destinatario della norma, ecco qua, non a livello propagandistico, secondo Bentham, ma più che altro a convincere razionalmente, nel senso di
nel senso di persuadere razionalmente, attraverso argomenti razionali, i destinatari delle norme. Altro flash, l'età contemporanea. L'età contemporanea nella quale l'introduzione della motivazione delle leggi sembrerebbe a prima vista una novità. Se però noi guardiamo al resto del mondo, ci rendiamo conto che non è una novità. Ora, a parte la bellissima relazione che ho potuto leggere questo pomeriggio di Honecker, che era una relazione, attenzione, era una relazione al progetto di legge costituzionale, non una relazione o un preambolo, una motivazione alla legge costituzionale. Ci sono casi, numerosi, di motivazioni di leggi. In Gran Bretagna ve ne erano più prima nei public bills, adesso nei private bills, che qualcuno forse potrebbe considerare leggi provvedimento. Negli Stati Uniti, non tanto per i preamboli che sono ormai del tutto desueti, sebbene teoricamente previsti, ma nei cosiddetti legislative findings, cioè vere e proprie esposizioni di motivi introdotte nell'articolato, tra l'altro nemmeno sempre nell'articolo 1, ma proprio introdotte nell'articolato della legge. Ma poi ne abbiamo una quantità enorme in tutto il mondo di lingua spagnola. Vi ricordo la Repubblica Dominicana, Guatemala, El Salvador, Cuba. Ecco, ma la Spagna? La Spagna dota per tradizione le proprie leggi di un preambolo sottoposto ad approvazione che è sostanzialmente una relazione illustrativa che poi viene approvata. Attenzione, perché questo modo di agire è ferocemente contestato dalla dottrina spagnola. Perché? Perché la dottrina spagnola giustamente rileva che la motivazione delle leggi in Spagna ha raggiunto un livello particolarmente elaborato proprio, chissà come mai, durante l'epoca franchista, in cui era il regime che spiegava il contenuto della legge al destinatario delle norme, ai destinatari delle norme. Vogliamo ricordare anche l'esempio della Germania nazista, in cui le leggi erano motivate, in cui le leggi erano motivate mediante preamboli che, addirittura secondo Carl Schmitt, avevano un'importanza superiore rispetto al testo stesso dell'articolato. Perché? Perché dovevano spiegare al popolo qual era lo spirito della legge, che era incarnato dalla volontà del partito. Del Führer. Ecco, perché vi ho dato questi flash? Perché secondo me ci sono due riflessioni da fare sulle quali sinceramente io non riesco a trovare dei punti dubbi. Ecco. La motivazione della legge è sempre esistita, non è una novità, ma questo non ha portato l'esistenza della motivazione della legge in tutte le forme possibili e immaginabili, ora non posso dilungarmi, ma in tutte le forme, non ha portato dei rilevanti vantaggi in forma di qualità della normazione, né è riuscita in qualche modo, e non lo potrebbe a livello logico, a vincolare l'operato delle corti costituzionali. E non potrebbe farlo, perché sennò avremmo le corti costituzionali soggette all'atto stesso sottoposto al proprio scrutinio di costituzionalità, qualcosa che è un controsenso logico. Secondo elemento che emerge, secondo me, in modo indubitabile. La motivazione è ademocratica. Non dico antidemocratica, dico ademocratica, nel senso che non è probabile una correlazione tra l'esistenza della motivazione della legge e l'esistenza di un regime democratico con partecipazione popolare. Abbiamo esempi di motivazione della legge in regimi totalitari,
Abbiamo esempi di motivazione da leggi in regimi democratici, gli Stati Uniti, la Spagna contemporanea, tantissimi altri esempi, perché poi ce ne sono veramente a dozzine e dozzine. Abbiamo esempi invece di motivazione della legge in chiave del tutto autoritaria o totalitaria. Quindi non si può sostenere che la motivazione della legge sia una forma in sé e per sé di ampliare in qualche modo il dibattito democratico attraverso la partecipazione. Questo è smentito dai fatti, è smentito dall'analisi storica. Mi evito di proseguire come Fidel Castro e termino qui. Grazie. Grazie. Inviterei la professoressa Marta Picchi a prendere posto per il suo intervento. Prego, professoressa, la parola. Allora, l'argomento del mio intervento è la motivazione della legge, in particolare quella statale, nella giurisprudenza costituzionale. Preciso subito che il mio tema è la motivazione sostanziale, ed è stato anche il tema del mio studio. E devo anch'io partire da una piccola premessa storica. Se noi guardiamo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, possiamo vedere come la Corte sia sempre andata alla ricerca delle ragioni che avevano spinto l'intervento, il legislatore a intervenire, cioè lo scopo che il legislatore aveva inteso perseguire attraverso il suo intervento. Questo fin dalle primissime pronunce, mi riferisco alla sentenza 29 del 57, dove la Corte Costituzionale attinge a seconda dei casi ai lavori preparatori, oppure ancora alla relazione di accompagnamento, al titolo, allo stesso contenuto delle disposizioni. In questo contesto si colloca poi la sentenza 14 del 1964, sentenza importante alla quale la dottrina prevalente ricollega il fatto che gli atti legislativi non debbano essere motivati. In effetti, in questa sentenza c'è un passo dove la Corte Costituzionale afferma: di norma non è necessario che l'atto normativo sia motivato. Però la Corte Costituzionale non si ferma qui, dice un qualcosa di più. Non occorre che l'atto normativo sia motivato recando in sé la giustificazione. E in quel caso la sentenza 14 del 64 aveva per oggetto la legge sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica. La Corte Costituzionale ritiene che l'atto legislativo mostrasse chiaramente gli intendimenti perseguiti e i mezzi che vuole adoperare. In questa sentenza la Corte Costituzionale ha compiuto dunque una distinzione fra motivazione in senso formale e motivazione in senso sostanziale, e ha affermato che la motivazione in senso sostanziale è necessaria. Anzi, in questa sentenza dice anche un qualcosa di più: distingue la motivazione, il percorso logico compiuto dal legislatore, dal mero movente politico. Il movente politico sono gli impulsi politici che hanno determinato il legislatore, e la Corte afferma che questi non possono superare la conformità del contenuto della legge a Costituzione. La giurisprudenza successiva si è posta in questo solco, però c'è da dire questo: negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni, la Corte Costituzionale ha cominciato a prestare una maggiore attenzione al fatto che il ragionamento logico compiuto dal legislatore sia ricostruibile. La casistica è veramente copiosa. Parto dagli interventi fatti dalla Corte Costituzionale in tema di attrazione in sussidiarietà, cioè quando lo Stato riserva a sé funzioni amministrative e funzioni legislative in materia di competenza regionale. Fin dalla primissima sentenza, la sentenza 303 del 2003, oltre ad individuare i presupposti dell'attrazione, la Corte Costituzionale espressamente afferma che occorre che il ragionamento compiuto dal legislatore nel valutare la sussistenza di un interesse pubblico tale da determinare l'attrazione in sussidiarietà deve essere esplicitato, quindi deve essere esternato. La giurisprudenza successiva
si è posta in questa linea fino ad arrivare a una recente sentenza, la 232 del 2011, nella quale la Corte Costituzionale verifica l'assenza di una qualsiasi esplicitazione, per questo motivo sindaca la legge statale. Però, come questi, ci sono tantissimi esempi. Ho detto l'ultima giurisprudenza che richiama la necessità di una ricostruzione, della possibilità di ricostruire i motivi, il ragionamento logico compiuto dal legislatore è veramente ampia, ce l'abbiamo in materia quando si è occupata delle leggi retroattive, la Corte Costituzionale, al di là dell'ipotesi della retroattività contemplata nell'articolo 25 della Costituzione in materia penale, la Corte Costituzionale ammette leggi retroattive purché queste trovino adeguata giustificazione nel tutelare principi, diritti, beni di rilievo costituzionale. Penso ancora a tutta quella giurisprudenza dove la Corte Costituzionale fa uso del principio di ragionevolezza, in particolare la 137 del 2009, la 270 del 2010, nelle pronunce nelle quali la Corte afferma che devono risultare i criteri delle scelte e conclude per l'irragionevolezza in quanto non emerge alcuna giustificazione. Ora, secondo una parte della dottrina, questi casi, ma ce ne sono molti altri, costituirebbero tutte ipotesi di ius singulare, cioè ipotesi eccezionali. La regola rimarrebbe pur sempre quella della non necessità della motivazione delle leggi. Tuttavia, se noi andiamo ad analizzare queste sentenze, vediamo che la Corte Costituzionale non tratta questi casi come ipotesi eccezionali, ma queste sono ipotesi, sono casi in cui l'atto legislativo deve essere raffrontato con valori, con principi, quindi non con regole stringenti, ma valori, principi i cui confini non sono così marcati e anch'essi devono essere interpretati, e il discrimine fra il merito legislativo e ciò che della decisione legislativa deve invece essere raffrontata al dato costituzionale non è così semplice da definire. Allora, in questa stessa ottica può essere letta anche tutta quella giurisprudenza della Corte Costituzionale che prodotta a partire dalla metà degli anni 90 in materia di atti con forza di legge e in particolare di decreti legge. Una volta che la Corte Costituzionale ha ammesso la sindacabilità, la possibilità di riscontrare l'effettiva sussistenza ai presupposti di straordinaria necessità ed urgenza per quanto riguarda i decreti legge, la Corte Costituzionale ha detto innanzitutto una cosa molto importante. Il sindacato della Corte Costituzionale opera su un piano diverso rispetto a quello del Parlamento. Svolgono due funzioni differenti. Uno opera sul piano della legittimità costituzionale, l'altro opera sul piano della rilevanza politica. E in particolare il compito appunto della Corte Costituzionale è quello di preservare l'assetto delle fonti normative e i valori connessi. E se noi andiamo a leggere la giurisprudenza appunto in tema di decreti legge, possiamo vedere come la Corte Costituzionale, nell'andare a riscontrare la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, non si arresta a questo, ma anche per i decreti legge, anche in questi casi, va oltre, ricerca il ragionamento compiuto attraverso gli elementi estrinseci ed intrinseci, cioè le ragioni che da quei presupposti hanno determinato le scelte da parte, la scelta compiuta dal governo. Ma possiamo vedere che questa ricerca del ragionamento logico compiuto è presente anche in quella giurisprudenza in cui la Corte Costituzionale riscontra, va a verificare la sussistenza del rispetto del principio di omogeneità, cioè il rispetto di quel nesso di interrelazione funzionale che deve sussistere fra il decreto legge e
la legge di conversione nell'ipotesi in cui appunto in sede di conversione siano stati aggiunte nuove norme. La Corte Costituzionale ricerca il ragionamento logico, i motivi che avevano spinto il governo a intervenire, i motivi che hanno spinto l'introduzione di queste nuove disposizioni e compie un raffronto per verificarne la compatibilità, l'omogeneità. A mio modo di vedere, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, ripeto, molto copiosa per quanto riguarda gli ultimi anni, sono importanti due sentenze che riguardano in realtà leggi regionali. Una sentenza del 2010 e una sentenza del 2011. Ciascuna di queste sentenze ha per oggetto due leggi regionali, in entrambi i casi della Regione Toscana e della Regione Lombardia. Le leggi avevano per oggetto la materia venatoria, la cattura dei richiami vivi, e questa materia è coperta da una direttiva europea e dalla legge statale di attuazione, la 157 del 92. Perché sono importanti queste sentenze? Perché la normativa europea consente il prelievo venatorio per la cattura dei richiami vivi quando sussistano determinati presupposti. Però la Corte di Giustizia ha detto un qualcosa di più. Ha detto che l'autorità che consente questi interventi non si deve limitare a richiamare l'esistenza di questi presupposti, ma li deve spiegare, cioè partendo dall'esistenza di questi presupposti deve spiegare perché il legislatore ha ritenuto di compiere quella determinata scelta. E queste sentenze della Corte Costituzionale sono importanti perché la Corte, alla fine caduca le leggi sia della Toscana che della Regione Lombardia, in entrambi i casi perché il legislatore non ha motivato, non ha spiegato. La cosa importante è che la mancata spiegazione viene riferita non solo alla Regione Toscana, che poi vedremo nel successivo intervento, è già stato anticipato, è obbligata in base al nuovo statuto a motivare tutti gli atti normativi. Questa mancanza di motivazione viene riferita anche al legislatore della Lombardia. Ma queste sentenze sono importanti anche per altri due motivi. In sostanza, qui la Corte Costituzionale afferma che laddove vi sia una fonte che ne condiziona altre, in questo caso la direttiva dell'Unione Europea, le fonti che vi danno attuazione, le fonti condizionate, devono spiegare come hanno rispettato i limiti, i vincoli posti dalla fonte condizionante. La Corte poi afferma un'altra cosa molto importante. Nel caso della Regione Toscana viene sindacata la legge appunto toscana, nonostante che nel preambolo vi fossero dei richiami all'esistenza di questi presupposti, perché la Corte afferma che era una mera petizione di principio, quei presupposti erano invocati, ma non era spiegato perché il legislatore, in presenza di quei presupposti, aveva ritenuto di dover intervenire in quella determinata materia. Ecco che dall'analisi della giurisprudenza della Corte Costituzionale, a mio modo di vedere, si ricava che in effetti sussiste un obbligo di motivare inteso in senso sostanziale, però a me questo non sembra poco. Negli interventi precedenti è stato detto che ormai nella prassi i disegni di legge sono accompagnati da tutta una documentazione, dall'ATN, eccetera. Sì, ma questa prassi si è sviluppata perché? Perché l'atto legislativo deve essere raffrontato sempre a dei parametri superiori. In sostanza, laddove vi sia una fonte superiore, sovraordinata, una fonte condizionante nei confronti di altri, occorre sempre che le fonti condizionate diano conto di come questi limiti, questi vincoli sono stati rispettati. Questo non significa che necessariamente
gli atti legislativi debbano avere un preambolo, lo dice la stessa Corte Costituzionale, non importa un orpello, però occorre poter ricostruire quel ragionamento logico, ma questo non mi sembra veramente poco, considerando il numero di interventi compiuti dalla Corte Costituzionale, con i quali la Corte appunto sindaca gli interventi compiuti del legislatore, perché non è possibile ricostruire le ragioni della scelta compiuta dal legislatore. Cito l'ultima sentenza, una sentenza abbastanza recente, la 70 del 2013, anche questa ha per oggetto una legge regionale, una legge campana, la questione era particolarmente complessa. E vi dico anche che questa sentenza è già stata criticata da una parte della dottrina molto autorevole, che fra l'altro solitamente è particolarmente sensibile ai temi della qualità della normazione e anche della motivazione degli atti normativi. Mi riferisco al professor Rescigno. In questa sentenza la Corte Costituzionale si era in presenza di una serie di leggi della Regione Campania che si erano succedute nel tempo, abrogando, riprorogando termini ormai scaduti, tanto da realizzare una disciplina assolutamente frammentaria. In questo caso la Corte Costituzionale ha affermato la necessità che gli atti legislativi abbiano un fondamento giustificativo suscettibile di ricostruzione, laddove alcun interesse del legislatore né il ragionamento compiuto può essere ricostruito, l'unica possibilità per la Corte Costituzionale è caducare, intervenire, sindacare l'atto legislativo stesso. E questo non mi sembra poco, visto che gli atti legislativi che incontrano ancora questo sindacato, a parte la Corte Costituzionale, sono veramente tanti, soprattutto negli ultimi anni. Grazie. Grazie, professoressa Picchi. Pregherei la dottoressa Rabbia di prendere posto per svolgere il suo intervento, che è stato già preannunciato dal professor Carli, sulla problematica dell'esperienza della motivazione delle leggi nell'ambito dello Statuto della Regione Toscana e della previsione dello Statuto di questa Regione che prevede la motivazione della legge. Prego. Grazie professore. Il mio intervento, come ha già detto il professor Mangiameli, senza naturalmente pretesa di esaustività, di completezza, perché sono 5 anni di legislazione, e la valutazione di un'esperienza, appunto quella della Regione Toscana, che ha previsto prima nello Statuto e poi nella legge 55 del 2008 sulla qualità della normazione l'obbligo di motivare leggi e regolamenti. Innanzitutto una premessa, io mi soffermerò solo sulla motivazione delle leggi, perché i regolamenti non costituiscono in realtà nell'ordinamento, la motivazione dei regolamenti non costituisce in realtà nell'ordinamento una novità. Mentre invece mi sembra più importante e rilevante proprio soffermarsi sulla motivazione degli atti legislativi. Tra i tanti modi possibili, il legislatore toscano sceglie di inserire la motivazione in un preambolo composto da visto e considerati, mutuando il modello della Comunità Europea, così si legge nella relazione illustrativa anche alla legge 55. Quindi i visto indicano il quadro giuridico di riferimento e le fasi essenziali del procedimento di formazione dell'atto, compresi i pareri, mentre invece il considerato, ed è la parte sulla quale mi soffermerò di più perché in realtà nel considerato c'è o ci dovrebbe essere la motivazione delle leggi regionali. E quanto al contenuto dei considerato, questi devono motivare in modo conciso le disposizioni essenziali dell'articolato senza riprodurre o parafrasare il dettato normativo. E devono inoltre formulare adeguata spiegazione dei motivi dell'eventuale mancato parziale accoglimento dei pareri obbligatori e delle pronunce del collegio di garanzia. Motivare le disposizioni essenziali dell'articolato è cosa ben diversa che motivare la legge nel suo complesso. I motivi e i fini delle singole disposizioni, infatti, si ricollegano ai motivi e ai fini dell'atto, però possono anche non coincidere con essi. Questa scelta potrebbe portare ad un paradosso, io di volta in volta cito solo pochi esempi perché altrimenti la legislazione è tanta, come è avvenuto ad esempio nella legge finanziaria, poi vi invito a leggerla, del 2002, la 66-2011,
un titolo dedicato a rubricato come disposizioni diverse, che contiene tantissimi capi suddivisi in sezioni, contiene una sezione all'interno della, di questo titolo rubricata come costi della politica. Questo titolo e tutti questi capi e queste sezioni non hanno avuto nessuna motivazione. È facile capire perché non sono stati motivati, eppure era sicuramente questo un aspetto molto importante, anche di notevole impatto e anche una parte rilevante dell'intera legge. Tra l'altro alcune norme riguardavano il trattamento indennitario dei consiglieri, la soppressione dell'assegno vitalizio e altre cose. L'esame dei considerato che cosa evidenzia? Innanzitutto una eterogeneità di esposizione dei contenuti. Questo fatto potrebbe derivare dalla varietà delle persone coinvolte nel procedimento legislativo e dalla provenienza da più centri di produzione. Questo tra l'altro si legge già in uno dei rapporti della legislazione toscana. Spesso l'esposizione dei motivi che sostengono l'opportunità e la necessità della legge, che dovrebbe avvenire in modo semplice, chiaro e per facilitare il lettore, soprattutto sprovvisto di nozioni giuridiche, è invece molto lungo, complesso e molto tecnico. Cito ad esempio il preambolo della legge in materia di impianti di radiocomunicazione. Questo è lunghissimo. Gli articoli sono 19, di cui uno con la formula dell'entrata in vigore, e invece considerato sono ben 25. Difficilmente decifrabili, in parte perché si tratta un po' di normativa tecnica, comunque il lettore insomma non è, non c'è un'immediata percezione del fine e il perché dell'intervento legislativo. Ancora più complessi risultano i considerato in cui si spiega il mancato accoglimento dei pareri obbligatori. Ad esempio nella legge 79 del 2012, che ha disciplinato i consorsi di bonifica, il punto dei considerato dedicato alle motivazioni di mancato accoglimento del parere del Consiglio delle Autonomie Locali è articolato tra l'altro in 7 punti, risulta difficilmente comprensibile. In altri casi invece i preamboli sono in forma più discorsiva e di facile comprensione, e questo perché in realtà riproducono e sono assimilabili alle relazioni illustrative. In alcuni casi poi viene ripetuta la base giuridica già presente nei visto, che è un elemento assolutamente inutile perché in molte leggi l'individuazione del tipo di competenza è assolutamente pacifica. È vero che nell'atto di intesa che ha integrato la legge sulla qualità della normazione di giunta e consiglio, in cui in realtà si sono fissati ulteriori parametri per la stesura dei visto e dei considerato, si legge che la competenza esercitata è esplicitata esclusivamente nei casi in cui l'individuazione della competenza presenti risulti particolarmente problematica. Cito due leggi. Nella 58 del 2009 in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico, la specificazione che il titolo quinto riformato abbia fatto rientrare la protezione civile e il territorio nella competenza concorrente non sembra essere posta in dubbio da nulla, cioè assolutamente pacifica. Così in un'altra legge, 56 del 2012, in materia di denominazione dei beni del patrimonio regionale, la specificazione che la materia attribuibile alla competenza residuale della regione è assolutamente inutile. A chi altri potrebbe essere attribuita la disponibilità del patrimonio regionale se non alla regione stessa? In altri casi poi considerato sono una fotocopia delle disposizioni dell'articolato. Anche in questo caso cito solo una legge, la 61 del 2012, che ha istituito l'anagrafe pubblica dei consiglieri regionali, il cui punto 7 del considerato è assolutamente identico all'articolo 6, tra l'altro un articolo lunghissimo, si differenzia esclusivamente perché si fa riferimento per un finanziamento ricevuto superiore ai 150 euro e la specificazione viene mutuata da una circolare della Presidenza del Consiglio. Allora in questo caso sarebbe bastato indicare soltanto l'aspetto della circolare che modificava questa piccola frazione dell'articolo e non ripeterlo integralmente. Un'altra annotazione che riguarda sempre la modifica che riguarda il preambolo, riguarda la modifica del preambolo. È stabilito nelle leggi di novellazione, qualora vengono modificate disposizioni essenziali del testo oppure siano mutate le ragioni di fondo alla base del primo intervento del legislatore, che dovranno essere modificati e integrati anche i preamboli, ma devono essere fatti nell'articolato e non nel preambolo. Questa è una procedura farraginosa che tra le altre cose complica moltissimo la lettura poi anche perché potrebbe essere indotto l'equivoco di considerare precetto il preambolo modificato in un articolo di legge.
Infine un'ultima considerazione generale che riguarda i preamboli e che insomma io ritengo molto importante. E, l'introduzione di considerato avrebbe dovuto portare a non prevedere più leggi con articoli rubricati come finalità, oggetto, obiettivi, ambito di applicazione, formule tutte queste che racchiudono, anche se pur brevemente, la motivazione i motivi della legge. Avendo inserito appunto in un'altra parte della legge la motivazione del perché dell'intervento legislativo, nelle leggi toscane queste formule sarebbero dovute scomparire. In realtà nella legislazione dal 2009 al 2013, su 151 leggi nuove emanate, le leggi di manutenzione non le ho considerate perché non contengono norme con articoli con formule simili, il 43% di queste leggi contiene formule simili, insomma formule che in realtà motivano già la legge. L'ancoraggio alla tradizione è forse spiegabile in una prima fase di sperimentazione della legge del 2008. Come si giustifica 5 anni di distanza dall'introduzione dell'obbligo di motivare le leggi? Si tratta, come già detto, di ripetizioni inutili che provano la mancata considerazione della significatività del preambolo da parte della politica, che ancora ritiene l'articolato il posto giusto dove collocare i propri messaggi. D'altra parte il preambolo non è oggetto di discussione e redazione politica. Alla sua redazione provvedono le strutture della Giunta del Consiglio incaricate dell'attività legislativa. Pertanto ai tecnici risulta difficile esplicitare le argomentazioni politiche di merito, e questo spiega anche, si legge sempre in un altro rapporto della Regione sulla legislazione della Regione Toscana, l'omologazione testuale che spesso si riscontra tra il preambolo e la relazione illustrativa. Allora, avendo visto così come sono scritti i preamboli, mi sono preoccupata non solo della qualità della legislazione, ma della qualità proprio dei preamboli, e mi sono chiesta quale utilità possono avere le leggi così motivate, innanzitutto nell'attività dell'interprete, e in particolar modo nel giudizio della Corte Costituzionale. Su questo non mi soffermo molto perché la professoressa Picchi in realtà ha già parlato delle due sentenze, quelle più rilevanti, diciamo, che hanno considerato, che hanno avuto d'oggetto leggi motivate toscane, dichiarate peraltro entrambi legittime, come le due della Regione Lombardia non motivate. Do solo un dato generale: su 21 giudizi in via principale, quelli in via incidentale hanno riguardato leggi non motivate perché anteriori all'obbligo statutario. Solo in 3 casi la Corte è intervenuta richiamando esplicitamente il preambolo. In 2 casi sono quelli la 266 e la 190 del 2011, per cui non mi soffermo. In un altro caso invece, in particolare nella sentenza 108 del 2012, il preambolo viene richiamato nel considerato non come elemento su cui fondare il giudizio, ma viene esclusivamente richiamato come aspetto preliminare per confermare e rafforzare la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che in materia di formazione professionale, questo era l'oggetto del giudizio, ha sempre ritenuto, sia anteriormente al titolo quinto, sia successivamente alle modifiche del titolo quinto, una competenza esclusiva delle regioni. Richiama il preambolo e riguardava in particolare questa sentenza la formazione dei panificatori, e in un punto proprio del considerato in diritto la valorizzazione dell'attività di pianificazione con la previsione per i responsabili dell'attività produttiva della partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e di aggiornamento professionale era il contenuto del punto 2 del preambolo richiamato dalla sentenza come ho detto prima nel considerato in diritto. Quale altra utilità possono avere allora le leggi così motivate? Innanzitutto molto poco rispetto sotto il profilo della comunicazione e informazione al cittadino, data la confusione e la redazione proprio dei preamboli, che soprattutto per alcune tipologie di leggi, soprattutto le leggi di manutenzione, quelle generali e le leggi finanziarie, che in realtà sono leggi complesse e richiederebbero una spiegazione, una comprensione maggiore, risultano incomprensibili anche agli addetti al lavoro, agli studiosi. La provenienza dagli uffici tecnici poi fa il resto. Come già notava la dottrina meno recente, mi riferisco a Crisafulli e a Lombardi, la motivazione dovrebbe essere formulata dall'autore dell'atto e non da un altro soggetto, in quanto l'identità di provenienza serve a contraddistinguere appunto la motivazione dall'interpretazione. Appunto, nel caso della Regione Toscana si tratta molto spesso di interpretazione o commento della volontà del politico e non di motivazione vera e propria. Non molta utilità, tra l'altro, hanno le leggi motivate sotto il profilo della qualità del prodotto normativo. Sotto un profilo formale, l'unico effetto che sembra aver prodotto l'introduzione della motivazione delle leggi è quello di averne fatto aumentare le dimensioni fisiche. La Toscana, infatti, è la prima regione
tra quelle ordinarie, a registrare il peso maggiore della sua produzione legislativa, calcolata naturalmente sul numero dei caratteri, perché i caratteri vengono del preambolo vengono calcolati come i caratteri degli articoli. Serviva tutto questo, visto che sono anni che si parla di alleggerimento delle singole leggi e dell'intero corpus normativo? Su 290 leggi motivate, 1907 sono stati visto, 2327 è considerato, 5000 gli articoli. Quindi questo dato parla da solo. Sotto un profilo più sostanziale, allora, a cosa serve rispettare l'obbligo di motivazione se poi leggi come quelle che hanno disciplinato l'attività ricettiva dell'albergo diffuso non è stata inserita nella sua sede naturale, che era il testo unico delle leggi regionali sul turismo? E pensare che uno dei visto richiama proprio la legge 42, che la legge è il testo unico sul turismo, mentre il considerato, leggo testualmente, punto di forza del modello di ospitalità dell'albergo diffuso è quello di promuovere in modo innovativo uno sviluppo turistico di qualità. Questo è un tipico caso di come la politica non voglia rinunciare ai suoi messaggi. Probabilmente la veste autonoma della legge ha dato maggior risalto all'intervento normativo, mentre nel testo unico sul turismo le disposizioni sull'albergo diffuso sarebbero scomparse. Qua mi verrebbe da richiamare Pascal, parafrasandolo: la politica ha le sue ragioni che la ragione non conosce, neppure con un minimo di motivazione. Quindi, così come è strutturata, l'esternazione della motivazione sembra più un fatto puramente burocratico e rituale, in altri termini il riempimento di un formulario ad opera degli uffici e forse di utilità solo per gli uffici stessi, e non un fatto con cui l'opinione pubblica possa valutare la bontà della decisione e la mancanza di arbitrio nell'esercizio del potere. Ma se il precetto è chiaro, non dovrebbe essere chiara anche la motivazione? Allora il vero problema è proprio questo, è alla chiarezza delle norme che bisogna puntare e non a quella di preamboli, che così come le disposizioni di principio sono privi di qualsiasi valore normativo. Ad esempio, come fa ad essere chiaro una legge, e non si tratta in questo caso di una legge finanziaria, bensì di una legge di settore sulla tutela dei cittadini stranieri, con articoli di 78 commi e preamboli che la motivano solo con 15 considerato? Se i considerato motivano l'essenziale, allora questo vuol dire che molte delle norme inserite in questo articolo non sono tali. Quindi, ciò detto, gli elementi sono tanti a favore di un ripensamento dell'onere di motivare le leggi toscane introdotto con lo statuto e disciplinato con la legge sulla qualità della legislazione, della cui bontà resto comunque fermamente convinta. La revisione dell'istituto dovrebbe giocare a favore di altri strumenti, del potenziamento di altri strumenti per il miglioramento della qualità normativa, che pure indicano il fondamento delle scelte dei legislatori, come ad esempio le relazioni sull'ATN, sull'AIRE, sulla VIR, sulle schede di fattibilità, l'introduzione di clausole valutative, più propriamente rivolta agli affetti e all'attuazione della legge, che in sintesi è quello che poi maggiormente interessa al cittadino. Il cittadino ha bisogno di ottenere analisi, vuole diritti garantiti e servizi che funzionano. Grazie. Allora, io prima di dare la parola al professor Cheli volevo un pochettino fare due osservazioni. Come vedete, questo seminario è stato molto breve, ma al contempo è stato estremamente ricco e sono state messe insieme anche dimensioni profondamente diverse l'una dall'altra. Ora, questo è un bene perché ovviamente c'è stata una presentazione ricca del tema e metterà, secondo me, in difficoltà anche il professor Cheli nel dover tirare fuori una sintesi da tutto questo dibattito. Però, dall'altra parte, a mio avviso, dobbiamo stare attenti a che cosa noi pensiamo esattamente quando riflettiamo insieme con esperienze diverse sul tema della motivazione della legge. Perché sicuramente, sempre, anche quando la Costituzione era flessibile o quando non c'era Costituzione di tipo formale, la legge aveva una sua motivazione sostanziale. Non c'è mai stato un atto di comando senza una motivazione sostanziale. Sarebbe una contraddizione in termini da questo punto di vista. Quindi, se affrontiamo il tema dal punto di vista della motivazione sostanziale, io direi che qui, con buona pace di tutti, la legge è stata sempre motivata. Attenzione però, ricordiamoci che tutta la dommatica giuridica europea non fa testa quell'anglosassone, perché in quella dimensione
Siccome l'ordinamento è common law, tutte le volte che io derogo alla common law ho bisogno della motivazione. Così come ancora oggi le leggi del Parlamento inglese sono di stretta interpretazione, non è possibile nessuna analogia sulle leggi votate dal Parlamento. L'analogia è possibile per completare l'ordinamento solo interpretando la common law. È chiaro questo discorso? Quindi mettiamo da parte quello e i regimi autoritari dove la motivazione ha un'altra spiegazione. Ma una motivazione c'è nel diritto continentale, nella tradizione di civil law, tutta la teoria giuridica è andata nel senso di svalutarla, la motivazione sostanziale che si deduce dall'atto normativo. E tutte le teorie interpretative, una volta superata la scuola storica e la scuola dell'esegesi, a partire dalla giurisprudenza degli interessi, soprattutto del secondo EC, non del primo EC, la prima giurisprudenza degli interessi, perché ci sono due versioni, è tutta contro l'ipotesi di poter avere dei motivi dalla legge, è tutta per la libertà dell'interprete, che può ricavare da quella dimensione un precetto che nulla ha a che fare con i motivi della legge. Questo, tra le altre cose, non i rapporti così di carattere accademico, l'interpretazione dello studioso sulla legge, ma i rapporti giuridici vincolanti, come il rapporto tra chi pone il precetto e chi lo applica, i giudici. Quando io ho detto che c'è una tradizione che è anche da noi, per cui i giudici molte volte non applicano la legge, ma si inventano la legge nelle sentenze che loro fanno, non era una critica all'operato dei giudici e di particolari giudici che questo fanno con una certa frequenza, ma è una constatazione della frattura che c'è tra il momento del precetto e il momento dell'applicazione. E su questo ritornerò tra un momento quando cercherò di chiudere questo discorso. Quindi quando noi parliamo della motivazione in senso concreto, stiamo parlando della motivazione formale e proveniente dal legislatore. Dobbiamo inserirla o non dobbiamo inserirla? Questo qui ognuno può avere le proprie opinioni, no? A me sembrerebbe strano inserirla in un momento storico in cui le sentenze non vengono più motivate, se non a pagamento. Ma comunque sia, questo può essere una cosa molto strana che io consiglio. Né vale tutto quello che si è detto sul decreto legge, perché guardate, il decreto legge, state attenti, l'articolo 77 che dice sul decreto legge? Dice che sono provvedimenti provvisori con forza di legge, provvedimenti. Cioè il concetto di provvedimento, se ha un senso, è che è l'opposto dell'essere un atto normativo, no? Poi ovviamente sappiamo che c'è tutta un'evoluzione che contiene norme, anche il decreto legge, tutto questo. La Corte ne giudica secondo il principio di omogeneità del contenuto, quindi contenuti disomogenei non possono esservi in un decreto legge. Invece se sono in un atto normativo o legislativo che viene dal Parlamento, contenuti eterogenei, questo va bene, è una buona legislazione, solo perché non viene dal Parlamento e non dal Governo. Cioè, ancora una volta, qui bisogna tenere distinti le problematiche che nascono da situazioni particolari e la necessità di una buona legislazione dal tema della motivazione. È interessante il profilo che ci sono fonti ormai nel nostro ordinamento condizionanti e fonti condizionate. Questo è un grosso tema e ovviamente alla luce di questo non può sorprendere che il legislatore attuale non è più il legislatore onnipotente che può disporre quello che vuole. Che ci sia bisogno di una motivazione perché è condizionata da una serie di norme, potrebbe essere una soluzione. Io non lo nego, anzi direi di sì, ma occorrerebbe un clima complessivo, culturale, istituzionale, qui il mio concetto di ordinamento concreto, che non è quello in cui siamo, per poter introdurre l'obbligo di motivazione. Se si cambia questo contesto, allora sì. Perché non c'è dubbio che oggi la legge non è la legge dell'Ottocento, per tanti motivi che qui non sto a ricordare. In questo momento abbiamo questi documenti di accompagno, ma che non sono motivazione.
mi dispiace per Deodato, ma sono una cosa diversa, stanno fuori, non fanno parte del procedimento, non entrano nella volontà costitutiva dell'atto. Sono interessanti, utili, si possono trarre tante informazioni, ma la motivazione in senso formale è un'altra cosa. Allora qua c'è il nodo vero di tutto questo discorso sulla motivazione. Quando noi parliamo della legge, ed è quello che si ricollega anche alla giurisprudenza, è quello che si ricollega alle fonti condizionanti, eccetera. Quando parliamo della legge, parliamo di un atto di volontà, così come è sempre stato inteso, o parliamo di un atto di recta ratio? Secondo quello che questa espressione ha sempre significato nella teoria giuridica, oltre che in filosofia. Perché se è atto di volontà, non abbiamo bisogno di nessuna motivazione estrinseca e formale. La volontà non si motiva. E da questo punto di vista si capisce perché gli atti giurisdizionali possiamo anche non motivarli se non a pagamento. Perché sono un atto di volontà anch'essi, che nulla hanno a che fare con la legge. Sono un atto di volontà in senso ovviamente teoretico-filosofico, non in senso dommatico e pratico, state attenti, se no mi fate dire una cosa che non penso. Ma in senso teoretico e filosofico la legge è un atto di volontà come la sentenza, è un atto di volontà come la legge, e quindi come atto di volontà non richiede nessuna motivazione, si afferma come atto di volontà, punto. E le sentenze della Corte Costituzionale, che pure sono motivate e che molte volte ci sorprendono nella loro motivazione, in realtà si affermano perché sono un atto di volontà contro il quale non si può agire. Come diceva Robert Jackson, che è stato il pubblico accusatore al processo di Norimberga e grande giudice della Corte Suprema americana, noi abbiamo ragione perché siamo gli ultimi e non siamo gli ultimi perché abbiamo ragione. Questo riferito alla sentenza della Corte Suprema, questo è un pochettino è il contesto. Se invece noi abbandoniamo l'ipotesi che la volontà è ciò che governa l'ordinamento giuridico, gli atti di volontà, ma c'è e ci deve essere una recta ratio e quindi un quadro sinottico completamente diverso, allora questo non solo fonderebbe una motivazione formale negli atti legislativi, ma fonderebbe una serie di limiti e all'operato dei giudici, all'operato della Corte Costituzionale, del legislatore, del governo, dei quali si avvantaggerebbero inopinatamente i cittadini. Sarebbe una cosa giusta dare loro anche questo. Ma ecco, siamo ancora molto lontani da questo punto. Non so se ho semplificato o complicato il discorso per te. Spero di essere stato di qualche utilità. La parola al professore Enzo Chielli per le conclusioni. Grazie Presidente. Come tu accennavi all'inizio, abbiamo assistito, mi pare, a una discussione molto vivace, molto ricca di argomenti, perché il tema in gioco è un tema impegnativo, un tema complesso. Motivare la legge. Ecco, io credo che la risposta a questa domanda, e mi pare proprio i lavori di questo incontro lo dimostrino bene, si colloca su due piani diversi, anche se strettamente complementari. Il primo piano, in linea più diretta, la risposta si colloca sul tema della qualità della regolazione, cioè della buona legislazione come elemento della buona politica. Questo tema ha incontrato molto interesse negli anni recenti, anche nel nostro ordinamento, ma in tutti gli ordinamenti occidentali, direi specialmente in relazione alla moltiplicazione del sistema delle fonti, cioè alla aumentata complessità di questo sistema, complessità che finisce molto spesso per determinare nei destinatari della norma incertezza e smarrimento. Il tema perciò, sotto questa ottica della qualità della normazione, investe, anche tu lo dicevi, sia la fase formativa, preparatoria della norma, sia la fase attuativa della norma. E queste fasi sono state investite di recente nel nostro ordinamento, ci veniva ricordato fin dall'inizio, sia a livello parlamentare, con l'azione della Commissione per la Semplificazione, sia a livello governativo, con l'azione del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi,
con le schede delle analisi di impatto di regolazione, con la TN, tutte le cose che ci sono state ricordate. Questo profilo si collega all'esigenza di adottare norme chiare e efficaci per evitare quello che anche in una sentenza molto recente la Corte Costituzionale ha chiamato le discipline foriere di incertezza. Ecco, evitare discipline foriere di incertezza. Ma accanto a questo primo profilo più diretto, la risposta alla domanda si colloca, a mio avviso, e mi pare che le tue osservazioni finali spingano in questa direzione, in una cornice molto più ampia. In una cornice molto più ampia che riguarda il passaggio tra le diverse forme di Stato che si sono avute nel mondo occidentale dopo le rivoluzioni dell'età liberale. Il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato sociale e poi il passaggio dallo Stato sociale allo Stato costituzionale. Io credo che questo problema della motivazione della legge non possa trovare una soluzione adeguata, una soluzione convincente, se non si proietta in questa cornice più generale, relativa al rapporto tra politica e diritto nelle varie fasi di passaggio che hanno portato a maturare nelle realtà contemporanee, anche nella nostra realtà, una forma di Stato costituzionale che si è riflessa e che si sta riflettendo sia sui contenuti sia sui fini della legge. Allora, se questa è la cornice, le due cornici, qualità della legislazione e certezza del diritto nel rapporto tra i poteri dello Stato, nel rapporto tra politica e diritto, i due piani. Come si colloca questo problema nel nostro ordinamento, nella nostra realtà? Qui si è parlato di Costituzione, si è parlato di prassi. Noi vediamo che nella nostra esperienza, tutti lo hanno ricordato, la Costituzione parla di un obbligo di motivazione in relazione agli atti giudiziari, ai sensi dell'articolo 111. Mentre non parla di motivazione espressamente né nei confronti degli atti amministrativi né nei confronti degli atti del potere legislativo. Ora però sappiamo, e anche questo ci è stato ricordato molto bene, che alla luce di quella che è la tradizione della nostra giustizia amministrativa e anche alla luce del principio del buon andamento che la Costituzione afferma esplicitamente, nessuno ha mai dubitato o dubita della necessità di motivare gli atti amministrativi di natura provvedimentale, non di natura generale regolamentare. E questo obbligo, che non è in Costituzione, poi è stato fatto emergere nella legge, come è stato ricordato, sul procedimento amministrativo, la 241 del 90, laddove si impone l'obbligo di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Questo per quanto riguarda il potere amministrativo, ma come interpretare il silenzio della Costituzione rispetto al potere legislativo? Ora, proprio i lavori di questo incontro, a mio avviso, sono stati di straordinario interesse proprio per l'emersione delle posizioni diverse. Hanno dimostrato che questo silenzio della Costituzione viene letto, ed è stato sinora letto, in tre modi diversi. Il silenzio della Costituzione sulla motivazione, la Costituzione non parla di motivazione perché nella legge non c'è motivazione e non ci deve essere. Seconda lettura, la Costituzione non parla di motivazione, ma la motivazione di fatto c'è. E anzi ci deve essere in base ai principi generali che si desumono dal quadro costituzionale. La terza lettura, la Costituzione non parla di motivazione perché è indifferente al problema e lascia il legislatore libero di trovare la scelta che ritiene più utile di volta in volta. Io vedo queste tre letture. Allora, la prima lettura, non c'è la motivazione perché non ci deve essere, è quella più consolidata nella tradizione, quella più consolidata e più seguita dalla tradizione,
Chi segue questa lettura, la motivazione non c'ha da essere, è esclusa, la Costituzione non ne parla proprio perché non la vuole, e si collega alla tradizione che costruisce la legge come atto politico, anche, anzi, come il più rilevante degli atti politici, e in quanto atto politico, in base alle antiche definizioni, atto libero nel fine. Per cui il legislatore non deve rendere espliciti i fini della propria decisione e le ragioni per cui ha espresso la volontà normativa. Questa visione si collega alla prima fase dello Stato di diritto, si collega proprio alla fase immediatamente post-rivoluzione francese, la prima fase dello Stato di diritto dell'età liberale, che vede nel Parlamento l'organo supremo, in quanto direttamente rappresentativo della sovranità popolare, e la legge l'espressione piena e incondizionata della volontà generale che si esprime dalla sovranità popolare. Tutto questo porta a identificare legge, atto politico, divieto, divieto di motivazione. La seconda lettura è una lettura invece, a mio avviso, storicamente più evoluta, cioè che prende atto del passaggio che c'è stato attraverso tutte le varie forme intermedie dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale, con la presenza di una Costituzione rigida che è chiamata a limitare l'esercizio di tutti i poteri politici. Di tutti i poteri politici in quanto il limite è imposto alla stessa sovranità popolare. Ecco, la formulazione dell'articolo 1, secondo comma, la nostra Carta Costituzionale è veramente limpidissima da questo punto di vista. C'è un'appartenenza di sovranità al popolo, ma c'è un esercizio nelle forme e nei limiti di una Costituzione rigida. La conseguenza di questa costruzione, che è quella che ha portato a instaurare in Italia una delle prime forme di Stato costituzionale in senso proprio, è che la legge deve risultare sempre controllabile e giustiziabile ai fini del rispetto della Costituzione. Così come nel primo stadio dello Stato di diritto dell'età liberale, l'atto amministrativo doveva risultare giustiziabile e controllabile ai sensi della legge, espressione della volontà suprema incondizionata. Cioè, si è avuto un arricchimento della scala, diciamo, della costruzione normativa, perché è sopravvenuta sulla incondizionata sovranità della legge atto politico una incondizionata sovranità di una Costituzione che limita la sfera della politica, e la limita attraverso la costruzione di un sistema accentrato di giustizia costituzionale che ha proprio il compito di far rispettare il secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione, la sovranità popolare nelle forme e nei limiti della Costituzione. Perciò la legge, nel quadro di una Costituzione rigida, di uno Stato costituzionale, si trasforma da atto libero in atto in certo senso vincolato nei contenuti e per alcuni aspetti vincolati anche nel fine, come rilevano ad esempio tutti coloro che fanno riferimento alle riserve di legge rinforzate, dove al legislatore viene imposto anche il rispetto di un particolare fine là dove vuole intervenire, articolo 41, articolo 43, tutti i vari casi. E questo appunto porta, diciamo, questa seconda visione, che a dire, in quanto la legge non è più un atto libero nel fine, ma un atto vincolato nei contenuti e molto spesso anche nel fine, debba essere motivata nella sua esistenza, nei suoi fini, nei suoi obiettivi, cioè nei suoi presupposti, nelle sue finalità, perché questa è la condizione della giustiziabilità e della controllabilità di questo potere. E perciò la motivazione della legge in questo, diciamo, passaggio storico non è più una questione di drafting, di buona costruzione della formulazione normativa, ma è un'esigenza di garanzia nei confronti del potere politico. Si deve motivare la legge perché in una Costituzione rigida che ha diciamo, stabilizzato determinati valori e determinate norme, il cittadino, il soggetto privato, deve essere garantito verso il potere politico, e la motivazione
in quanto rende espliciti i comportamenti del potere politico, è uno strumento di garanzia. Perciò non è tanto un problema di buona qualità della scrittura, cioè di semplice chiarezza, ma è anche un problema di garanzia. Questo è un po' la seconda lettura del silenzio della Costituzione. Ora, questa seconda visione, che in passato è stata recessiva perché prevaleva fino agli anni più recenti il concetto proprio della legge immune da motivazione in quanto atto politico, oggi è stato rilevato fin dall'inizio da Massimo Carli, si va sempre più affermando nella prassi attraverso percorsi diversi, e questi percorsi sono stati ricordati, sono tanti. Le leggi che intervengono in materia di riserve rinforzate, si diceva. Il decreto legge che deve motivare i presupposti della necessità e dell'urgenza, il rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale nel 117 e nel 118 per individuare i confini che giustificano il passaggio di competenze dai livelli più bassi ai livelli più alti, fino poi ad arrivare alla formula introdotta nello Statuto regionale toscano, dove esplicitamente si fa il salto e si chiede formalmente la motivazione. Ecco, in questo percorso tu hai spiegato molto bene le ragioni storiche che io non conoscevo, ma si inserisce anche l'elemento della motivazione nella normazione comunitaria, che però nasce da presupposti che tu storicamente hai ricostruito in maniera veramente molto puntuale. E detto tutto questo, io però vorrei anche notare che il fattore che più spinge in direzione dell'introduzione di una motivazione nella legge, magari non in una forma rigida, ma nel senso che ci deve essere, o implicita o esplicita, scaturisce dalla giurisprudenza costituzionale. La giurisprudenza, anche questo è stato ricordato nella relazione, la giurisprudenza costituzionale in tema di ragionevolezza, controllo di ragionevolezza della legge, ha introdotto un controllo che non ha investito soltanto i contenuti della legge comparandoli con i contenuti della Costituzione, ma ha investito e seguita a investire il controllo sulla finalità della legge, sulla sua comprensibilità. È stata ricordata questa recentissima legge, la 70 del 2013, che è tutta costruita sul fatto la legge incostituzionale perché non si capisce, la comprensibilità, che è una cosa molto... la coerenza interna e anche ripetutamente l'adeguatezza o meno della legge al fine che la legge intende perseguire. Ecco. Allora, dico, la motivazione la Costituzione non la prevede. Si discute se ci debba essere o non ci debba essere, la Corte Costituzionale la sta costruendo. La sta costruendo perché questo tipo di controllo che la Corte ha iniziato negli anni 60, ma che ha progressivamente allargato, accentuato, ricalca tutta la tipologia delle fattispecie sintomatiche dell'eccesso di potere amministrativo. La Corte non parla mai di eccesso di potere legislativo, ma nel modo come costruisce, diciamo, il suo sindacato sulla legge e sui contenuti e sui fini, ricalca quella che è l'esperienza che il giudice amministrativo ha fatto nell'individuare le fattispecie sintomatiche dell'eccesso di potere. Perciò di fatto siamo già nella presenza di un controllo che attraverso la leva della ragionevolezza ha sfondato quella barriera che i costituenti, la prima legislatura successiva alla costituente, aveva voluto porre al giudice costituzionale con la legge 87 del 53, quando nell'articolo 28 aveva detto che giudizio costituzionale, controllo di costituzionalità, esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale. Ma cosa fa la Corte quando, sotto tutti questi diversi profili che si vanno sempre più accentuando e stringendo, controlla la ragionevolezza di una legge, controlla l'uso del potere discrezionale del Parlamento? Perciò siamo già pienamente, attraverso la giustizia costituzionale, in un quadro di controlli che attengono all'eccesso di potere legislativo.
E allora, se questa è la tendenza che si va affermando, questa tendenza bisogna riconoscere che si va affermando per due esigenze di fondo: un'esigenza di maggiore chiarezza nella complessità del sistema delle fonti, capire meglio quello che il legislatore vuole, e un'esigenza di maggiore garanzia verso il potere politico, cioè il potere politico, quando interviene autoritariamente, deve spiegare al cittadino perché interviene, perché il cittadino ha poi un giudice a Berlino che può vedere se questo fine che voleva perseguire è un fine conforme alla Costituzione o non è conforme alla Costituzione. Questo mi pare il senso un po' del percorso che stiamo vivendo, e che tu, Presidente, dicevi forse non è ancora maturo. Sì, è un percorso che si sta sviluppando, però è già un percorso abbastanza chiaro, che a mio avviso, se crediamo nello Stato costituzionale, se crediamo nel rafforzamento dei diritti, in tutto quello con cui ci siamo battuti in questi anni, è una tendenza che andrebbe rafforzata, senza però nascondersi un rischio, anzi più rischi che presenta, e che io vorrei sottolineare. A mio avviso il rischio maggiore, anche questo qualcuno l'ha sottolineato, ma mi pare proprio nella fine del tuo intervento l'ha sottolineato te, è che attraverso la motivazione della legge, se questa motivazione assume caratteristiche troppo specifiche, dettagliate, minuziose, riduce lo spazio interpretativo riservato al giudice. Riduce questo spazio. Una legge motivata può infatti vincolare il giudice a una lettura della norma che è strettamente legata al momento genetico della norma, al momento in cui la norma è nata, e togliere spazio invece a quella lettura storica evolutiva che consente alla norma di evolvere astrattamente e di adattarsi di volta in volta alle esigenze dell'evoluzione del tessuto sociale. Qui ci può essere veramente il rischio, come accanto al rischio ci può essere, a mio avviso, una difficoltà. Si motiva una volontà unitaria, ma il processo legislativo non nasce da una volontà unitaria. C'è un motivo che spinge l'iniziativa legislativa, ad esempio il governo nella relazione dice perché vuole quella legge. C'è poi un procedimento estremamente complesso dove si innescano nel Parlamento tanti altri motivi. E allora, quando la legge è di matrice parlamentare, occorrerebbe perlomeno due motivazioni, una di partenza e una di arrivo, e questo non è che rappresenti un problema particolarmente semplice. E allora, considerato tutti questi elementi, e non sono elementi semplici da risolvere, ma che comunque vanno risolti, direi, nella prospettiva più ampia, non solo in quella di scrivere buone norme, che alla fine è un gioco abbastanza facile, basta avere buoni giuristi allevati bene, le norme si possono scrivere bene volendo, ma bisogna capire proprio il senso dell'operazione. Ecco, io credo che bisognerebbe puntare verso proprio un bilanciamento tra le due esigenze di fondo che emergono in questa materia. Di un lato l'esigenza della chiarezza della normazione e della garanzia verso il potere politico, che spinge verso la motivazione. Dall'altro l'esigenza di salvare l'adeguamento dinamico dell'interpretazione affidata al giudice, adeguamento dinamico particolarmente presente in una fase come questa, che è una fase di transizione, dove veramente il giudice diventa sempre più l'interprete diretto dei valori costituzionali. Pensate a tutta la giurisprudenza recente sull'interpretazione adeguatrice, insomma. La motivazione potrebbe essere un limite in una fase storica come quella che attraversa. Perciò, ecco, tutto questo porta a dire che il problema c'è, che le esigenze dello Stato costituzionale spingono chiaramente in direzione della motivazione, sia per fini di chiarezza che per fini di garanzia, ma che esistono poi delle difficoltà applicative, delle difficoltà tecniche, che a mio avviso dovrebbero portare a una soluzione di questo tipo: non introdurre l'obbligo di motivazione in Costituzione, ma favorire, incentivare la motivazione attraverso strumenti diversi dalla Costituzione, regolamenti parlamentari.
oppure una legge organica, una legge quadro sul processo legislativo, per incentivare il legislatore a adottare motivazioni laddove gli atti normativi presentino particolare complessità o diano adito alla possibilità di interpretazioni ambivalenti e di letture ambivalenti. Ora, questa esigenza in parte è stato detto, nel diritto vivente già c'è, insomma, la IR e la TM sono già strumenti, però non sono strumenti vincolanti, come è stato sostenuto. E io credo che, in sostanza, sono strumenti, anche se non vincolanti, dal punto di vista poi della chiarezza e anche della garanzia, cioè del controllo di ragionevolezza della Corte Costituzionale, siano utilissimi e perciò vanno incentivati e vanno sviluppati. Si potrebbe fare un passo ulteriore, ma sempre a discrezione del legislatore. Non vedrei la rigidità del vincolo costituzionale, che può veramente pregiudicare questo delicato equilibrio tra esigenze diverse, nel fatto che su talune leggi di particolare complessità ci sia, e questo può essere un suggerimento dei regolamenti parlamentari o di una legge quadro, ci sia una norma di apertura esplicativa dei motivi. In questo caso, allora, la motivazione diventa un elemento vincolante per il legislatore. Questo già è accaduto diverse volte. È già accaduto. Soprattutto con richiamo ai principi costituzionali. Questa legge è in attuazione dell'articolo 41. Ma tutto questo per dire che, insomma, l'esigenza della motivazione è un'esigenza reale, è un'esigenza che risponde a una storia, a mio avviso, positiva, che è la storia dell'affermazione di uno Stato costituzionale, di un controllo. Bisogna naturalmente, in questo delicato equilibrio tra politica, l'atto politico della tradizione, e giustizia costituzionale, cioè difesa dei diritti davanti alla politica, trovare in questo bilanciamento un punto di equilibrio che, a mio avviso, va trovato non tanto attraverso un irrigidimento del problema nel tessuto costituzionale, ma attraverso l'impiego dei regolamenti, di prassi che possano valorizzare sempre di più, ai fini di chiarezza che i cittadini esigono e ai fini di giustizia che i cittadini dicono, questo elemento della motivazione. Grazie. Grazie, professor Chieli, anche per la sintesi che è riuscito a sposare un po' di volontà e un po' di rectoratio insieme, e che quindi ci è servito rispetto alla contrapposizione che avevo posto io. Credo che non ci sia più null'altro da dire, abbiamo completato i nostri lavori in tempo utile, ci auguriamo di poter pubblicare quanto prima i risultati di questo seminario e ci auguriamo di organizzarne qualche altro nel prossimo futuro. Grazie per essere intervenuti.